Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Stasera siamo in compagnia di un po' di rappresentanza dell'underground italiano, quindi abbiamo Tommaso Di Spigna in Arte Spugna, David Genchi e Danilo Manzi. Buonasera, benvenuti. E Ciao, benvenuti buonasera. a tutti gli spettatori. Ecco, prima di partire io di solito faccio presentare i miei ospiti, se ci fosse qualcuno che non vi conosce, ovviamente. Quindi partiamo dalla mia destra per non confonderci, andiamo in senso orario. Quindi prego Danilo, presentati pure per i nostri ascoltatori. Mi chiamo Danilo Manzi, faccio fumetti a livello, cioè con un editore dal 2017, che è l'editore La Hollow Press, che ci accomuna tutti e tre. I miei fumetti sono Infetto, Sintomi del Buio, Giunco e Storto, vabbè, il numero 0 di Storto. Dopo magari presenteremo anche un attimo la vostra ultima opera. Genki? Allora, sono David Genchi, faccio fumetti dal 2017, ho pubblicato Lo Fallo Perduto e La Gameti sempre per la Hollow Press, più altre cosette che sono più che altro artbook e cazzatine varie, e fine. E sto lavorando adesso anche ad altre robe, punto. E piccolo easter egg, è anche l'autore della mia immagine profilo su YouTube, tra l'altro. Esatto. E Spugna. Invece io sono Tommaso Di Spigna, detto Spugna, il mio nome è, diciamo, da autore, e ho esordito nel 2014 con la Grz Comic Art Book con un volume che si chiamava Una brutta storia, e invece il mio secondo libro lungo si chiama The Rust Kingdom ed è stato pubblicato da sempre Hollow Press a novembre del 2017, di cui poi ho realizzato due piccoli spin-off negli ultimi anni, e adesso sto realizzando un altro volume lungo, sempre per Hollow Press, sempre diciamo di natura grottesca, orrorifica, un po' con tinte diciamo pupazzose, mettiamola così. È una bella definizione, questa mi piace. E parliamo quindi Grazie. delle vostre ultime opere pubblicate. Partiamo sempre da Danilo. Allora, la mia ultima fatica pubblicata è Storto, Storto, Storto. Fondamentalmente è un dark fantasy, il mio primo fantasy. Parla di questo mondo dove ci sono due razze che in realtà sono la stessa, in realtà, cioè ci sono gli omuncoli e ci sono i figli deformi degli omuncoli, che sono gli storti. Gli omuncoli hanno queste mani giganti, queste testone giganti, mentre gli storti invece sono simili agli esseri umani. E una delle particolarità del fumetto sta nel linguaggio di una delle due razze, che sono gli omuncoli. Vabbè, non ve la sto a spiegare nel dettaglio, magari poi ci entriamo dopo nel dettaglio, però è strutturato in tre frasi. Ci sono battaglie, è abbastanza cinico come racconto, penso possa bastare. Come anticipazione può bastare, poi ne ho parlato anche io chiaramente nei miei video, quindi buona parte del nostro pubblico sa già bene o male di quello che parliamo perché ho parlato di tutte le vostre opere. Davide, cosa ci dici invece della tua ultima opera pubblicata? Allora, l'ultima opera è La Gameti, che dire, una storia d'amore, però diciamo molto corrotta e surrealista. Diciamo che è un incubo ad occhi aperti. Dal punto di vista generale, diciamo che è abbastanza complicato nella sua struttura narrativa, non ci ho capito un cazzo neanche io fondamentalmente. Quando lo rivedo penso che faccia cagare. Peccato perché un commento di Domerg diceva: finalmente capirò di cosa parla la Gameti in chat. Ma non parla di tutto e parla di niente fondamentalmente, quindi non ti so rispondere. Perché tutto come tipo di narrazione nasce da una mia esperienza, diciamo, personale.
di una discussione, da cui mi sono ispirato poi per fare una sorta di paradosso esistenziale sul dualismo tra vita e morte, amore e morte. Quindi tutta una sfera cinica che va ad annichilirsi fino alla sua distruzione e quindi mi sono perso in questo discorso, laviamocene le mani, passiamo a Tommaso. Prego, Tommaso. Well played, Genki. Allora, per quanto invece riguarda la mia ultima opera, parlando, diciamo, da un punto di vista di lunghezza di pagine minimo, diciamo, sindacale per essere definita tale, il mio ultimo libro è stato appunto The Wizard Death, che è uno spin-off sempre di Rust Kingdom, che è uscito praticamente poco più di un anno fa, sempre per Hollow Press, ed è fondamentalmente una sorta di tassello ulteriore a questo mondo fantasy post-apocalittico marcione che ho creato con Rust Kingdom. E in quel caso lì ho voluto fare qualcosa che fosse, diciamo, a metà strada tra un prequel e un trip lisergico, anche perché poi in quel caso è un fumettino tutto muto, e che in realtà fondamentalmente è sia un modo per raccontare una storia che poi un modo per fare una specifica ricerca, diciamo, sia sul mezzo fumetto che grafica. Quindi in realtà, diciamo, ho preso tre piccioni con una fava per fare un lavoro nuovo e anche per divertirmi un po' a sperimentare. Parlaci un attimo anche di Rust Kingdom, chiaramente se vuoi, che è l'opera da cui comunque Sì, l'opera principale. certo. E appunto, invece, esatto, mentre invece Rust Kingdom, che è, diciamo, il piatto forte delle mie cose pubblicate finora con Hollow Press, è un fantasy post-apocalittico che cioè io lo definisco sempre anche un po', cioè sembra per ridere, ma in realtà sono anche abbastanza serio, una sorta di versione, una sorta di accoppiamento macabro e perverso tra Adventure Time e Mad Max Fury Road. Quindi, cioè, ho preso, diciamo, più tutta una serie di riferimenti di immaginari fantasy come quello di Warhammer Fantasy o Mordheim, che sono dei giochi che io conosco da quando ero moccioso. E fondamentalmente, diciamo, ho voluto fare la mia versione di un certo tipo di epic fantasy che a me annoia molto, trovo molto ripetitivo, però visto che quando mi sono affacciato a Hollow Press ci siamo detti subito, va bene, facciamo qualcosa che abbia comunque un'impronta un po' fantasy, ho voluto, diciamo, dare una mia rilettura di quegli immaginari e di quello spirito. Chiaro, chiaro. E cosa si dovrebbe fare secondo voi per far avvicinare un pochino le persone, i lettori a quello che è il mondo del fumetto underground? Anche se ovviamente questa è una definizione che può essere limitante, però diciamo per capirci quello che fate, bene o male, può rientrarci molto bene. Che consigli dareste? Cioè, se doveste fare una sorta di spot, una sorta di Pubblicità progressa per il pubblicità fumetto progresso, esatto. underground. Perché vedo che spesso molte persone hanno un po' di timore, magari vanno sul mainstream comunque sempre più spesso, sulle cose più conosciute. Questo succede un po' in tutti i campi, anche nella musica, nel cinema. Si va verso le cose più conosciute, magari perdendosi tante piccole perle, o anche tante non così piccole perle. E quindi cosa direste? Ripartiamo da Danilo? Ma io utilizzo non per una questione di aziendalismo, però utilizzo le parole del nostro editore. Secondo lui la controcultura è qualcosa, cioè l'underground in poche parole, è qualcosa che è alla base della cultura, nel senso che è dalla controcultura che poi si prendono degli elementi che poi entrano a far parte della cultura mainstream. Alcuni libri per anni sono stati considerati underground, tipo per esempio, non lo so, il Pasto Nudo veniva considerato underground, e adesso invece il Pasto Nudo c'è l'edizione Adelphi,
La stessa Delphi era una casa editrice inizialmente alternative, adesso invece è una casa editrice come l'Einaudi e tutte le altre. E quindi io penso che avvicinarsi all'underground significa avvicinarsi alla sperimentazione, cioè al laboratorio vero e proprio in cui si costruiscono le cose, mentre poi il mainstream invece è un'altra roba, è il prodotto preconfezionato in un certo senso, che no, non c'è niente di male, però è un'altra roba. E magari potreste essere interessati a leggere le sperimentazioni da cui poi nascono le cose che vi piacciono a voi. David, cosa ci dici? Beh, sicuro voto con Danilo perché il discorso fila liscio e sono super d'accordo con tutto quello che ha detto, cioè che poi è quello che dice anche il nostro libro. Poi dal punto di vista dell'atto pratico bisogna fare i conti con la realtà che comunque l'underground è e nasce per essere qualcosa che sta comunque nel sottosuolo, quindi no, non potrà mai far avvicinare un mole di pubblico se non con molto tempo. Quindi più che un invito a far venire gente a leggere materiale underground, deve scaturire dalla curiosità personale di ricercare qualcosa di nuovo e basta. Perché poi l'underground può essere anche qualcosa che non è che, cioè, ad esempio, noi tre potremmo anche non essere definiti fondamentalmente underground. Anche perché siamo comunque conosciuti nel panorama, però chissà quanti proprio underground che fanno roba che se la guardano solo loro e Certo. altri due gatti, tipo come magari era all'inizio Brinkman, capito? Sì. E poi esplodono a un certo punto. Niente con gli aeroplani. Esatto, come gli entrai con gli Esatto. aeroplani. Quindi, insomma, il discorso è semplicemente che non si può fare nulla per cambiare questo, anche perché le regole del mainstream sono ben settoriali, non puoi cambiarle. Magari evolvono di generazione in generazione, ad esempio con piccole dosi di violenza che possono entrare in più, oppure Digerendo le esatto, digerendo le cose come appunto diceva Danilo. Dall'underground emerge qualcosina, mano a mano si iniziano a cogliere dei tasselli che aumentano sempre di più, anche se poi in linea di massima quello che è anche perché voglio dire, Batrox, per quanto non sia underground che lo pubblica la Delphi, comunque voglio vedere quanti effettivamente dal punto di vista generalista conoscono Batrox, cioè fa dei numeri comunque diciamo grandi, però dal punto di vista mondiale, se pensiamo che Despacito comunque hanno ascoltato 6 miliardi di persone, Batrox non è nessuno. Certo, sì, poi se Dai, si cioè, fa il se la metti rapporto così, però ogni discussione è è finita. finita, Cioè, finiamo la live, andiamo a casa, è fa persa in così. partenza in quel caso, Sì, sì, sì. beh. No, no, ma io sto dicendo, non è una critica all'underground o qualcosa così, è semplicemente che il generalista sarà sempre generalista. Non si può Sì. soverchiare in qualche maniera, anche perché si fa carico degli istinti umani più basic che sono quelli di non pensare e basta, e quindi di intrattenersi solamente. Mentre dal punto di vista artistico, che magari ricerca un qualcosina di più, purtroppo non è una cosa che ricercano in tutti quanti. Certo. Spugna, cosa ci dici su questo? Sì, sono d'accordissimo anche io su questo discorso, cioè fondamentalmente poi questa è una cosa che ritorna sempre, cioè io appunto è buffo perché io nasco come autore underground, ma per una questione diciamo, cioè non è che l'ho deciso, che mi sono svegliato e ho detto sì, sono contro, fanculo le major e queste robe qui. Semplicemente la mia predilezione, il mio gusto mi ha sempre portato verso certe tematiche, un certo segno grafico, un certo tipo di ricerca e ho sempre fatto quello, ma non è una roba. Cioè, io ad esempio non credo neanche tanto in un certo tipo di, come si può dire, orgoglio eccessivamente esibito, capito? Cioè, il vero underground non è quello che dice io sono fichissimo, non mi conosce nessuno perché sono troppo contro. Il vero Assolutamente. underground è quello che fa il suo,
E infatti, secondo me, una roba, cioè, un vero paradigma, diciamo, della modernità è che, cioè, non so come dire, si potrebbe definire Simon Anselman un autore underground. Forse se lo paragoniamo al sistema fumetto tutto, sì, però se lo paragoniamo rispetto, cioè, già solo per dire, pubblica con Fantagraphics, è tradotto in tutto il mondo, cioè, è seguito da tutto un certo, cioè, chiunque legga fumetti, diciamo, da un certo punto in su, ti dirà, vabbè, sì, certo, Simon Anselman, oppure, ma penso anche tipo, che ne so, Joan Cornellà, ok, quello spagnolo che fa le vignettine super macabre, splatter, che sono partite da essere una roba super di nicchia, stranissima, a essere, voglio dire, più che una certezza, capito? Magari Cioè, un loro vantaggio dei due autori che hai nominato è che molte cose che postano sono anche tanto condivisibili, nel senso sì, di essendo però secondo vignette me. proprio. Esatto, però secondo me, infatti, questo era per fare un esempio proprio banale, ma secondo me, cioè io come autore non mi pongo mai il problema se sono underground, se lo sono troppo, se lo sono poco, perché ad esempio anche rispetto proprio a Danilo e David stessi che pubblichiamo tutti assieme per lo stesso editore, cioè io di fatto, non so come dire, sei sempre il pop di qualcun altro, perché anche parlando, diciamo, da un punto di vista di gusto, di segno, anche di tematiche, loro sono molto più particolari di ricerca di me. E però invece magari arriva un ragazzo che pubblica con un'altra casa editrice, guarda le mie robe e fa: ah, minchia, tu sei stranissimo, sei tutto pazzo. E io magari sono lì che dico: boh, cioè, io mi sento. Nel senso, e quindi secondo me quello che deve fare, diciamo, il pubblico per avvicinarsi a un certo tipo di tematiche è proprio provarci, cioè, tirare, cioè io ad esempio le cose che più amo delle fiere è quando a Lucca arriva un ragazzino che quest'anno, guarda, quest'anno è successa sta roba, è arrivato un ragazzino che ha detto: sono venuto a Lucca, ho venduto tutta la mia collezione di non mi ricordo cos'era, perché si era stufato, era tipo Naruto o qualcosa del genere. Ha detto: mi aveva stufato, l'ho presa, l'ho venduta tutta, ci aveva in mano, non lo so, 200 euro, è andato dallo stendista della loro pressa e ha detto: voi mi sembrate fighi, mi sembrate diversi, voglio spendere questi soldi qua. Così. E questo è un esempio estremo, però secondo me quello che bisognerebbe fare, diciamo, per aprirsi come lettori è ogni tanto, diciamo, tu compri tre volumi su cui sai che andrai a colpo sicuro, la volta dopo ne prendi uno che non sai se ti piacerà o ti farà cacare, però ha quel qualcosa che dici: ah, però sta roba è strana. Cioè, ecco, devi sentire un po' una pulsione. Secondo me l'underground ha proprio questo richiamo un po' quasi, diciamo, misterioso sì, è qualcosa di. Che poi in realtà, appunto, c'è sempre roba più estrema di così, c'è sempre Certo. roba più strana di così, quindi ci sono tanti livelli di accessibilità. Però per dire, un altro ricordo che ho, a cui sono molto legato, è che io al liceo bazzicavo una fumetteria e proprio ravanavo a caso. E proprio così, totalmente senza chiedermi cosa fosse, comprai un volume della Doom Patrol di Morrison, che sono sempre fumetti di supereroi, però era una serie totalmente fuori di testa, super strana, con dei riferimenti al dadaismo, cioè veramente fumetti di supereroi fatti sotto anfetamine, fondamentalmente. E secondo me l'approccio giusto è un po' quello, cioè pescare nel mucchio. E poi, ovviamente, grazie a Dio, adesso con questa storia dei social, un sacco di realtà super strambe riescono, diciamo, a vendersi con estrema facilità rispetto a qualche anno fa, proprio perché in realtà è il pubblico che trova te e non viceversa. Cioè, non sei tu che devi andare a fare il venditore porta a porta dicendo: ti vuoi abbonare alla mia rivista dove parliamo dell'oscuro signore Cthulhu? Ma fondamentalmente ci sono questi, diciamo, accoliti che rovistano nei meandri dell'internet e sono loro a trovare te. Quindi quello è di grande aiuto ed è molto figo, perché proprio può virtualmente collegare chiunque. Poi grazie anche al sistema delle condivisioni, comunque è una cosa che sicuramente può aiutare molto. Sì. Assolutamente. Intanto ci sono già delle domande dalla chat. Paolo Sculli chiedeva: non ho letto nessuna vostra opera.
Se doveste consigliarmene una per iniziare, quale sarebbe? Partiamo da Danilo. Allora, normalmente rispondo tutte, nel senso che c'è, va bene una qualsiasi, va bene una qualsiasi. Però forse ultimamente anche ragionando con Contini, che a proposito domani esce un podcast dove parlo con lui, abbiamo parlato di Giunco e forse è la mia opera un po' manifesto, la mia dichiarazione di intenti, Giunco. Che vabbè, Il tuo siete tipo. entry level. Sì, esatto, perché è la storia di. È un caso di cronaca, cosa che non faccio mai. Di questa ragazza giapponese negli anni 80 che è stata torturata e uccisa da un gruppo di giovani Yakuza. Però tutto è raccontato attraverso una partita a Mahjong. E no, niente, comincio già lì a parlare di crudeltà, che è il tema che mi intriga di più di tutti quelli che faccio. Cioè, non è una roba, ecco, come ha detto Spugna, non è una roba che tu dici, ah, voglio fare un fumetto sulla crudeltà, è solo che ti viene spontaneo. Inizi a lavorare, vuoi parlare di quelle cose lì, anche se non lo vuoi magari. Cioè, magari storto parti, dici un dark fantasy e poi parli di crudeltà, perché è una roba che ti interessa. Certo. Giunco, tornando a Giunco, Giunco secondo me è perfetto come prima opera da leggere, anche perché è piccola, sono 16 pagine. Sì, poi magari anche chi si avvicina dal manga potrebbe essere più interessato a Junko perché ultimamente è stato pubblicato un manga anche che parla Anzi. della vicenda di Junko Furuta, quindi potrebbe essere interessante anche per chi appunto non legge solitamente fumetti occidentali e magari vuole avvicinarsi. David? Ma io consiglio Lo fallo perduto perché è quello che costa di meno, fondamentalmente. Quindi, nel caso poi non piaccia, avete speso meno soldi. Poi, diciamo che è una commedia, quindi è più piacevole di Lagameti, che invece è un drammone in cui non ci si capisce un cazzo. Non ti stai facendo una gran pubblicità. Sì, cioè in realtà, vabbè, rettifico, anche perché sennò poi l'editore mi mena. Cioè, e C'è sempre della violenza comunque di base, no? Dietro. è anche finito in realtà Lagameti, cioè non ci stanno, sono finite le copie fondamentalmente, Ah, quindi quindi. comunque non è che è andato male. Però, cioè quindi in realtà se uno lo volesse non ci sta. Vediamo poi verrà ristampato, immagino. Come dire, Lagameti è proprio un dramma, è pesante, c'è poco testo, quindi bisogna fare molta attenzione ai disegni, poi appunto è surrealista. Mentre Lo fallo perduto è più scorrevole, è molto cazzone, cioè, parla di un tizio che fondamentalmente, cioè sono, come dire, le tentazioni di Sant'Antonio, però rivisitate in maniera molto grottesca, e ci sta questo santo che alla fine si taglia il pene. Ma così, cioè, per ridere. In simpatia. Quale epilogo migliore Quindi consiglio questo. Tommaso? Io sicuramente, se devo scegliere, scelgo Rust Kingdom, The Rust Kingdom, che è, diciamo, è il mio secondo libro, quindi in realtà nasce con tutte le paranoie che, visto che il primo libro pubblicato per un altro editore in bianco e nero era piaciuto molto, era andato bene, diciamo, mi aveva dato qualche soddisfazione. Il secondo libro invece nasceva dopo qualche anno con tutte le paturnie che si porta dietro una cosa del genere, quindi ah oddio, ma forse la prima volta mi è andata di culo e in realtà non so fare questa roba, eccetera, eccetera. Quindi è un libro su cui ho spinto l'acceleratore al massimo per, diciamo, sia per farlo bene che per divertirmi facendolo. E in più è il mio unico lavoro lungo tutto a colori, con questi colori, diciamo, marcioni nucleari pazzi su cui mi sono divertito tantissimo, e che però, diciamo, dopo quel lavoro lì
un'altra roba che mi ha fatto molto piacere è che spessissimo le persone mi dicevano: guarda che da questa cosa qui è meglio se non torni indietro, cioè fallo tutto così, fallo tutto con dei colori così spingendo sull'acceleratore perché ci è piaciuto molto. Io ovviamente che sono un cane maledetto, sadico, i due lavori dopo li ho fatti, uno in bianco e nero, uno in bicromia, però il lavoro nuovo lo sto facendo di nuovo a colori, tra l'altro anche lì con tutta una ricerca particolare, però sicuramente Rust Kingdom, sì, anche perché è proprio... cioè, poi si può anche recuperare il resto, ma diciamo che come biglietto da visita per me quello è la cosa migliore da cui partire. Io vorrei fare un'aggiunta un attimo. Prima ho consigliato Junko perché, per quello che ho detto, che è un po' manifesto ed è la cosa più piccola. Però Storto e Sintomi del Buio possono essere due valide alternative. Storto perché è il più scorrevole, è il più complicato, il più complesso come processo creativo, ma è il più scorrevole. Mentre Sintomi del Buio è un antologico, quindi ci sono tanti racconti brevi e magari... Boh, scorre, dipende un po' dal lettore, cosa interessa. Se devo consegnare io faccio parlo da lettore tutta la vita storto, è una Vabbè, ma bomba totale, è una io bomba non totale. dimenticherei nemmeno Infetto, perché. Ah, vabbè, No, no, certo, vabbè, mia però prima opera. io sono Preso un po' bene. più tamarro e storto mi è piaciuto di Vabbè, più, non cavolo. posso mentire. E invece Danilo Uriel vi chiede quali autori o fumetti pop ritenete che abbiano un approccio underground? Se Ce ve ne ne viene in mente sono qualcuno. tanti. Comincio io? Prego, prego. Sì, faccio. Quindi fumetti mainstream che hanno un approccio pop, che hanno un approccio Sì, underground. lui ha Allora. usato il termine fumetti o autori pop, però sì, immagino volesse dire mainstream comunque. Allora, io penso, parlo di manga. Vabbè, no, parliamo prima di qualcuno italiano, così. E Sì, poi poi parlo di dopo manga. dici anche i manga, se vuoi, comunque sì. Sì. Allora, un italiano mainstream che ha un approccio underground potrebbe essere Paolo Bacilieri, che di base come disegnatore ha diverse, esatto, ha diverse cose nella sintesi che potrebbero essere ricollegate all'underground, però è uno che il suo cioè è super quadrato come tipo di lavoro che fa e secondo me è valido come autore da consigliare per chi vuole un autore pop che in qualche modo rientra nell'underground. E E invece di anche Vero, lui ha pubblicato anche con Ollo Presso, comunque, ricordiamo. sì. Sì. Di giapponese, stupisco, e piace anche a Genki, tra l'altro, quindi lo posso dire con un... Perciò di chi parli? Esatto. Yoshiro Togashi, Vabbè. l'autore di Hunter x Hunter, di Yu degli Spettri, di Levele. Levele è il suo prodotto più snobbato. Bellissimo. Sono Un tre volumi capolavoro. e basta. E dove praticamente non posso far spoiler, però è perché, cioè, praticamente parla di alieni che arrivano sulla Terra. Però ogni avventura che c'è di questi alieni è come se fosse un mega scherzone. Proprio una. Cioè, partono, che magari parte una storia, ti sembra super tragica, super pesa. Ultime due pagine diventa comica, però fino al secondo prima era super pesa. Quindi c'è questo contrasto stranissimo. E questa roba era pubblicata su Shonen Jump, che è una rivista settimanale. Però lui è così stronzo, cioè è così che sa che alla fine gli vanno bene le robe, che nonostante fosse su una rivista settimanale lo faceva mensile. Perché sì, e faceva tutto da solo, non voleva gli assistenti, perché così. quindi boh, dico lui, Yoshiro Togashi. Non è proprio una persona, diciamo, che sta tanto dietro alle Sì, scadenze, poi Togashi. a un certo punto ha uno stile che a volte diventa super istintivo, sembra fatto super a cazzo di cane, poi altre volte invece ti fa la roba super virtuosa. È un pazzo totale. Cioè, considerando dove si Certo. trova tutto nel Jump. Chiaro, chiaro. David, cosa ci dice? Beh, quoto Togashi anch'io assolutamente a mani basse. Anche perché,
dal punto di vista sia stilistico, cioè con Hunter x Hunter, secondo me, riesce a mescolare la narrativa ultra mainstream dello shonen a momenti in cui ti dici: ma che cazzo sta succedendo? Violenza, cattiveria. Violenza, cattiveria, ma proprio anche inventiva, scazzata di non mi va di farlo, però lo faccio lo stesso. Poi Non... fai il capitolo muto e il capitolo dopo c'è un muro di testo. Cioè, per me è un capolavoro. Ma E... anche come disegni ricorda molto l'underground spesso, Togashi. Sì. Ma infatti io lo adoro proprio con tutto il cuore. Ma tant'è vero che molti autori che sempre sono tra il pop e l'underground, tipo One per dirne uno, che nasce come underground e adesso è super pop, Certo. è un mega fan di Togashi. Si vede perché certi stilemi sono quelli, cioè certe robe sono quelle. Poi di italiani sicuramente, boh, Caccio forse il più famoso e banale che pure di però Pazienza è il pop underground, cioè passa dall'essere il tizio qualunque, compagnone che ti fa la battuta sotto al bar, a chi scrive a Tim Majakowski, quindi non lo so, per me lui è un altro che si può associare perfettamente a questo tipo di connotazione. Poi di altri, sì, Bacidieri, però se ora come ora proprio non mi vengono in mente altri. Spugna cosa ci dice? Ma io, secondo, vabbè, Bacilieri ad esempio è l'esempio perfetto proprio perché è uno sciuro che campa da, penso, quasi 30 anni lavorando per Bonelli, eppure, voglio dire, ha sempre fatto le cose sue sia dentro che fuori, sia dentro che fuori da Bonelli, quindi è proprio un paradigma perfetto. Secondo me, più che, cioè nel senso, cioè pensandoci mi vengono in mente tanti nomi, però secondo me più che parlare di autori, secondo me è anche molto in base ai progetti che fanno gli autori, cioè secondo me ci sono molti autori, cioè per dire, non so, a me è un casino di autori che pubblicano con Coconino, per dire, io a naso li definirei autori underground, eppure voglio dire, non possiamo considerare la Coconino una casa editrice underground Certo. perché è una delle più illustri case editrici di graphic novel in Italia. Quindi in realtà, secondo me, una cosa importante è proprio un po' l'attitudine dell'autore, e poi in realtà anche in base al progetto che segue, perché appunto per dire che ne so, Michael e Mirko ti fa. Un libro come gli Arcanoidi con Coconino e poi fa la raccolta delle sue vignette con Bao. Però anche lì la raccolta delle vignette che eppure esce con, voglio dire, uno dei primi editori di libreria di Varia d'Italia è una di quelle robe strane che, cioè, ecco, a me la roba che viene da dire è che secondo me ci sono molti autori che non sono nemmeno incasellabili in distinzione tra underground e mainstream, perché appunto, cioè per me Bacilieri è Bacilieri ed è un figo e basta. Non è un, cioè, come Michael e Mirko, ma come Ratiger, come vabbè, in generale, a parte tutto l'amore per i super amici, che è una cosa che da parte mia è abbastanza, diciamo, esagerata, però secondo me è più una, viene più, ecco, secondo me è più una distinzione tra fumetti insoliti e fumetti prevedibili. Ovvero ci sono un certo tipo di prodotti che io dico: ah, ok, sì, questo qui ha fatto il compitino, e allora lo riesco a incasellare subito nel mio, diciamo, archivio mentale. E invece ci sono altre robe, magari pubblicate dagli stessi editori, che però fai, ah, cioè lo guardi un attimo e fai, ah, che è quella roba che dicevo prima, ovvero che senti un po', diciamo, questo ti senti un attimo acchiappato da sta roba. Ma come posso dire, per dire, il Color Fest, che è una testata di Dylan Dog, ha numeri che sono, diciamo, delle storie anche molto classiche, proposte a colori, e altri numeri un po' più sperimentali. Cioè, quindi anche all'interno proprio di realtà che sarebbero anche la stessa testata, puoi trovare varie modulazioni di, diciamo, follia, no? Ecco, di inaspettato. Secondo me è un po' più questo il caso, anche perché poi in realtà
quello che mi viene da dire è che ogni autore dovrebbe puntare a fondamentalmente raggiungere più persone possibile, quindi vendere più copie possibile, quindi a volte ci sono gli autori che fanno il percorsino, che passano dall'editore piccolo, poi all'editore medio, poi all'editore gigante, poi magari tornano indietro, poi magari lavorano con tre editori insieme, cioè, quindi in realtà è anche lì non credo che fosse posto come problema, però secondo me è poi vale tanto di libro in libro, secondo me. Certo. Cioè, quindi, cioè, per dire, appunto, Bacilieri, magari tipo lui aveva fatto Fan, che era questa storia sulla storia del Cruciverba, che a me non aveva fatto impazzire, poi ha fatto questo fumetto western per Bonelli che si chiama Il prezzo dell'onore, che lui ha disegnato e non scritto, che è una bomba atomica in faccia, e capito? Quindi tu dici, ma e poi lì è anche la questione tua, nel senso, cosa cerchi, cosa vuoi leggere in quel momento, però è proprio, non so, secondo me può arrivare tutto da tutte le parti, e anzi la roba figa è proprio sempre stare un po' attenti. Chiaro, chiaro, chiaro. E visto che citavi... Un po' paracura, però... No, ma è effettivamente come la penso anche io. Dato che citavi comunque Bonelli e i Color Fest, so che hai lavorato o stai lavorando ad una storia che finirà in un Color Fest? Sì, esatto. Ecco, allora, prima sì, ti chiedo... No, adesso infatti ti chiedo di parlarci come è avvenuto il contatto tra te e Bonelli, e poi chiederemo anche a Danilo e Genchi se magari c'è qualcosa in cantiere anche per loro, se gli piacerebbe. Comunque partiamo prima dalla tua esperienza con Bonelli. Ma la mia esperienza è stata appunto in realtà super, cioè super semplice, super facile, perché quando, sì, poco dopo che uscì Rust Kingdom, venni contattato da Roberto Recchioni, che già seguiva i miei lavori, però diciamo non avevo ancora prodotto molto. Aveva appena letto Rust Kingdom, gli era piaciuto molto e mi ha buttato lì: senti, sul Color Fest ci chiamiamo anche i pazzi a fare le loro robe più particolari, pensami a qualcosa per il Color Fest. E tra l'altro mi ha dato anche, diciamo, una richiesta abbastanza specifica su che direzione voleva che io percorressi, che poi banalmente era è stato figo, perché era un po' quello che gli avrei chiesto io, quindi in realtà mi sono trovato nel caso felicissimo in cui ti chiedono di fare quello che già faresti un po' per conto tuo, quindi nel mio caso è stato estremamente naturale, proprio nel senso che è stata una collaborazione che è nata così da un interesse molto, molto spontaneo. Dopodiché io, tra un sacco di altri impegni, diciamo, ci ho messo un po' a mettere questa roba in cantiere, anche perché si tratta di una... il Color Fest ha 96 pagine, di solito sono tre storie brevi, e io faccio una di queste, quindi è un modulo da 32 pagine. E li ho fatti aspettare un po', ma l'ho praticamente finito di consegnare in questo periodo, e è andata bene. Sai già quando uscirà? No, non lo so, però quello che so è che recentemente sono usciti degli studi di Officina Infernale, che anche lui sta realizzando una storiella per il Color Fest, e molto probabilmente saremo insieme su questo numero. E no, ma mi pare quindi... che lui mi aveva detto di sì. No? Sì, vabbè, sì, ma... sì. Sì, però io finché non lo vedo in edicola non voglio dare, diciamo... E il terzo? Proprio per questo motivo... Il terzo non lo so. E infatti, secondo me, una grande domanda che io mi faccio, e su cui però in realtà non posso fare, diciamo, pronostici, è chi sia sto dannato terzo, capito? Perché io, cioè, non so come dire, vorrei che fosse qualcuno che si... che ci sta bene, no? con noi altri due, poi vediamo, nel senso che non è che quello è il lavoro di qualcun altro, io devo fare il mio e basta, però insomma spero che venga fuori un altro. È strano che è stato zitto zitto finora, no, ma infatti un'altra ipotesi che io non escludo è che in realtà poi è andata così anche per altre persone che, diciamo, conoscevo, che facevano quelle feste, che comunque i tempi editoriali di Bonelli sono che tu produci materiale
e poi può anche capitare magari che produci una roba e per dei tempi editoriali te la infilano per 2 mesi dopo, oppure può anche essere che tu produci una roba e poi resta lì ferma tranquilla per anche mesi, a volte anche anni. In attesa di una collocazione, che... certo. No, che poi vabbè, poi ovviamente è una roba che... cioè sul fatto che esca non c'è dubbio, per fortuna, però appunto magari dicono ci abbiamo già 3 numeri pronti a colpo sicuro, oppure abbiamo, cioè per dire, io so che ad esempio Ausonia stava preparando una storia per il Color Fest, poi è andato lungo e sono diventate 2 storie, cioè 2 numeri interi di Color Fest, e anche questi non so quando usciranno, però io so ad esempio che ci sta lavorando da un sacco di tempo, quindi voglio dire, Non è uscito finora, però no, credo che ne abbia già almeno finito uno, o forse li ha già finiti entrambi, non lo so, però insomma, quindi hanno sempre quelle tempistiche lì un po' misteriose, ecco, però vediamo, boh, non lo so. So che tipo un altro bello matto sta facendo adesso una storia per il Core Fest, Arturo Lauria sta facendo una storia su sceneggiatura, credo, di Caielli. E come al solito c'ha i suoi colori super pop, pazzissimi, al neon, quindi anche quello sono curioso di vederlo. Quindi... però appunto, nel mio caso devo dire non mi lamento di niente, nel senso che è stato un processo molto, molto spontaneo, facile. Poi ho potuto, diciamo, proprio un po' esagerare sulle mie caratteristiche tipiche, quindi... diciamo, ancora non ho ucciso del tutto l'orso, quindi la pelle la vendo fino a un certo punto, però insomma diciamo che sono contento. Bene, e voi ragazzi, Danilo e David, avete qualcosa del genere in cantiere? C'è stato qualche... Partiamo da te, c'è stato qualche contatto magari del genere, o comunque no. Se non c'è stato, vi piacerebbe sperimentare una cosa simile? Allora, prima la roba sicura, dico. La roba sicura è che ho preparato per Michele un extra distorto, e sarà un libricino di Loren, non è nemmeno definibile fumetto, almeno nell'accezione, però è a colori, sono colori pieni, non come quelli che ho fatto finora, e forse il mio lavoro più complesso graficamente. Appunto no, perché è un extra appunto, però è interessante perché c'è una svolta narrativa a un certo punto, nonostante sembra un libro di lore e basta, o almeno io ce la vedo sta svolta narrativa, ma non so lei. Mentre invece cose che sono in cantiere, cioè ancora non è sicuro perché non abbiamo ancora preparato il proposa, c'è una collaborazione che stiamo pensando di fare io e David Jenky. E l'altra volta gli ho mandato il soggetto, mi ha chiamato tutto contento, gli piaceva un botto. Beh, 2 ore di telefonata. l'ha detto quasi scocciato, però. No, era super entusiasta. Mi ha chiamato, questa è la sua faccia. Questa è la sua faccia entusiasta. Ah, ok. No, quello che non vi posso dire molto. Vi posso dire che. È un gladiatore scritto da un autore della Hollow Press con varie reference manga. Non posso dire. Wow! Altro. Cavolo! Lo voglio subito. Beh, buttiamola lì, è uno shonenone. È uno shonenone underground. Wow! Che bellezza! In ipotesi. È un bell'annuncio. Non l'abbiamo presentato. No, però non è un annuncio, ma una bella anticipazione, insomma. Non lo sa nessuno questo, non so manco l'editore. Adesso qualcuno lo sa. Adesso lo sanno tutti. Adesso è su internet, cioè, ragazzi, quindi. Poi ho scritto anche un altro paio di storielle, una per me da disegnare per me. Qualcuna per qualche altro, cioè qualche altro autore, se vorranno, insomma. Ora, dopo parleremo anche di progetti futuri, chiaramente, però appunto se ti proponessero qualcosa come è successo per Spugna, cioè ti piacerebbe provare a cimentarti? A voglia.
Sì. A voglia, sì. Poi vabbè, poi nel caso specifico di Spugna, di Landog, secondo me ci sta con quello che boh, ho scritto io finora, nel senso che c'è un po' la paranoia, c'è un po' cioè proprio nel personaggio, quindi sì, mi piacerebbe molto. E poi vabbè, poi mi piacerebbe qualsiasi persona, pure se mi dessero, non so, Capitan America, perché è bello confrontarsi anche con roba mainstream e metterci il proprio. Chiaro. E Davide invece cosa ci dice? Beh, se mi arrivasse la proposta e chi me la fa avrebbe, cioè c'ha il coraggio di farmela fare, io sarei super contento. Cioè, poi ovviamente so che avrei delle limitazioni, estreme limitazioni, so che non potrei far morire Dylan Dog in maniere assurde probabilmente, o impalato su per il culo, altre cose del genere, però Quello no. cioè, Si potrebbe trovare l'espediente, dai. farlo morire quelle sono puoi in limitazioni realtà. impegnate. Farlo morire puoi, non puoi farlo morire impalato con un palo su per il culo, Sì, però. esatto, cioè. No, non è tanto il cosa, è il come, capito? È Esatto. sempre Il una come e questione. il dove. È sempre una questione di Esatto, etichetta, ragazzi. siccome che il Per come e il cosa sono parte te integrante sono del. indissolubili. Esatto. Però sì, mi divertirei un sacco, come anche ha detto Danilo, se mi facessero fare un Capitan America, un Deadpool, cioè, anzi, magari, cioè, nel senso, se capitasse questa legge significa che siamo arrivati fondamentalmente, quindi, cioè, ben vengano di gioia. Certo. Poi, cioè, a prescindere appunto dal raggiungimento del fine di effettivamente essere riconosciuti in quanto magari diciamo capaci di poter affrontare una sfida del genere dal punto di vista di un pubblico così vasto come potrebbe essere quello di Bonelli, Marvel o DC che sia, però mi divertirei a distruggere un personaggio che sta nel cuore di negli animi di tutti gli italiani e via discorrendo. Cioè, sarebbe Tanto bello poterlo deturpare. ci sarebbe comunque qualcuno che si lamenterebbe, quindi in Sì, realtà è una cosa appunto. che. Tanto vale far lamentare tutti. Beh, soprattutto Esatto. in quel campo specifico lì, se parliamo di lamentele. Beh, ma poi tipo, pensa al Ma numero di Pellizzon, che è stato sì. criticatissimo. Cavolo. Probabilmente è stato uno dei Sì. Colorfest che ha venduto di più nella storia del Perché Colorfest. era anche Ragazzi, bellissimo, allora. effettivamente. Allora, torniamo indietro nel tempo, 1997-8, non mi ricordo, esce Napoleone in edicola, le lettere in redazione alla Bonelli sdegnate contro Bacilieri perché non sa disegnare le macchine. Poi sono passati degli anni, infatti la roba che fa ridere è che Bacilieri è sempre per tirare in ballo lui, ma poi la smettiamo. Bacilieri è passato da quello di cui si lamentavano i lettori Bonelli a fondamentalmente un'istituzione riconosciuta del fumetto autoriale italiano. Cioè adesso se vai da adesso si può dire no, non mi piace, ma nessuno si azzarderebbe mai a dire che Bacilieri non sa fare le macchine o roba del genere. Chiaro. Ma infatti è il solito discorso di è brutto da dire, ma è un discorso di abitudine. Cioè, nel senso, nessuno si azzarderebbe a dire che ne so, che Ortolani non sa disegnare, boh, cioè che Ortolani fa sempre le stesse facce o quello, perché la gente è talmente abituata a riconoscere il suo stile per quello che è, che dice no, vabbè, ma va benissimo, è super bravo. E invece Magari quando uno poi inizia. Anche un discorso di un po' di facciata, di status. No, ma no, è che è un solito discorso che poi la gente si abitua e. È molto più facile che voglia essere rassicurata che stare scomoda. Quindi poi anche per riflessi incondizionati ragiona così, cioè dice, specialmente poi per fortuna non è, diciamo, il nostro lavoro nello specifico, però poi quando si va nel fumetto, diciamo, quello continuativo, popolare, che esce una volta ogni tanto, eccetera, eccetera, la gente si affeziona subito in maniera molto possessiva con questi personaggi e quindi diventa una roba loro, quando in realtà è una roba dell'autore o dell'autore di turno. Cioè, a me è una roba che infatti mi fa molto specie è che ad esempio gli americani non hanno questi problemi,
perlomeno ce li hanno in un modo diverso, perché fondamentalmente vengono talmente tanto ridefiniti in continuazione quei personaggi da scrittori sempre nuovi, tematiche sempre nuove, cambiano sesso, razza, universi paralleli, eccetera, che dopo, cioè, che il lettore, diciamo, tranquillo, dopo un po' piglia quello che arriva e valuta nello specifico, cioè Certo. dice: questa run di tizio mi fa cacare, però non è che dice: ah, oddio, cioè, poi in realtà ci sono anche gli psicolabili Sì, gli che c'è tutta estremisti. sta, com'è che si chiama, nome, si chiama comic, boh, comunque ci sono gli americani pazzi furiosi I Comic Code che Authority, cerca, dici? no, 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 proprio una, diciamo, una serie di fan hardcore, cioè, boh, tipo quelli che si lamentano perché Capitan America diventa nero, per dire, c'è la gente che dice: no, tu come ti permetti, Vabbè, io voglio i miei puoi dire fumetti. coglioni per, diciamo. No, no, vabbè, però anche lì la roba è che è il problema da quel punto di vista lì è poi quando la gente si piglia troppo sul serio, cioè come dice, non, forse era Alan Moore, non mi ricordo, che comunque diceva: a zio, stai leggendo una roba che 50 anni fa era fatta per i ragazzini, Eh cioè almeno sappi questo, poi ci sì. puoi mettere tutte le sovrastrutture che vuoi, però se parliamo di supereroi. Se parliamo del fumetto in generale, il fumetto può essere qualsiasi cosa, quindi può essere sia la serie TV, come il programma di Cabaret, come il film sperimentale con i sottotitoli russo che danno nel cineclub sperduto che devi attraversare la città e rischiare di farti accoltellare per beccare, per dire. Chiaro. Però sì, ho fatto un pippone inutile e lunghissimo, scusatemi. No, no, figurati. Santux94 chiedeva dalla chat: che ne pensate di Ichi the Killer? Se lo conoscete. Eh beh, penso di sì. Bellissimo. Partiamo da Danilo, dai, che ha avuto la reazione entusiasta, mi sembra. Ah, bomba, fine. Non ho altro da dire. No, bellissimo. Basta, non ho molto da dire. È di quella linea di fumetti che piacciono a me, molto, molto cattivi, molto grezzi, però anche molto seri Certo. nella narrazione. Anche nella tematica, perché comunque È nella tematica. affronta il bullismo e tutta una serie di. E David, l'hai letto? È uno dei primi manga che ho comprato in vita mia. E ti piace, immagino, sì. Sì, sì, sì. Sì. Nel mio cuore è Ichi the Killer. Cioè, ho Tomma. letto prima il manga e poi ho visto il film. Vabbè. Cioè, il film È stato il cioè, non contrario. ci sono arrivato. Cioè, solitamente conosco chi ha visto prima il film e poi è andato a comprarsi il manga. Invece, io mi comprai il primo numero e rimasi folgorato. Sì, anch'io vidi prima il Quindi io film. Beh. invece edessi anche Homunculus, che se non ricordo male è dello stesso autore, no? Sì. Sì, o sto dicendo una cazzata? No, 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 è lo stesso autore. Secondo me Homunculus è anche superiore a Ichi the Killer. Io invece non riesco a Sì, mentire in infatti ho diretta, quindi detto prima Ichi the confesso. Killer, no? Vai, 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 Tommaso. Io stavo rivelando con incredibile imbarazzo, non so se si vede che sto sudando, che non riesco a mentire in diretta e quindi ammetto colpevolmente che non ho né mai visto il film né letto il fumetto, perché è in quella infinita lista che tutti hanno, ma la mia è più imbarazzante di altre, di recuperoni che vanno fatti assolutamente, ma come non hai mai visto? Vabbè, Eh? chiaro. E questo Ichi the Killer fa parte della mia lista, quindi vabbè, Vabbè, due su tre è un buon risultato, dai, anzi 3 su 4, tutti hanno quella lista, quindi. quindi non è che. No, però la mia ha delle chicche notevoli di imbarazzo, devo dire. Vabbè, ma Quindi, tutti penso ce per fortuna ci l'abbiamo. sono Danilo e No. Jake che, insomma, Ma io leggo pochissimo, pagano. quindi. Però leggi le cose giuste, quindi chi ha Vabbè, bisogno ma di leggere sai tanto quanti quando. fumetti di supereroi hai letto tu e che io non ho letto mai un cazzo? Cioè, ho letto pochissimo di supereroi di americani. Quindi, boh. Vabbè, che poi lì, cioè, secondo me lì vale Sì, un po' anch'io. quasi il contrario, nel senso che i fumetti di supereroi devi un po' andare tipo rabdomante e capire quale, perché poi sennò ti becchi Ma proprio infatti io il per un filler. paio di anni sono andato avanti con l'Uomo Ragno al liceo, però no, cioè, andavo avanti sì perché mi piaceva il personaggio, eccetera, però non sono mai riuscito a legarmi troppo, infatti poi quando me ne sono reso conto ho chiuso. E Riro Senpai Io da invece. americano invece Ah. adessi. No, no, vai, vai, forse c'è un po' di ritardo No, stop. nell'audio. Ah, no.
Stavo dicendo che di americani ho letto Deadpool, Swamp Thing, questi qui, cioè leggevo più che altro roba della Vertigo fondamentalmente. Poi magari anche quei classici Poi molto. ho smesso. Sì, Sì, che i classici. eccetera. diciamo che la maggior parte della roba Vertigo poi io la considero un po' al di fuori del supereroistico, quindi è un'altra Però cosa di solito. tipo una serie che mi piaceva un sacco, che però poi non ho seguitato più per una questione di costanza, era Invincible, The Damage, che mi piaceva un sacco. Però È poi il andato avanti fatto anche per un sacco. è... Sì. Sì. Il fatto è che poi stare dietro, purtroppo è complicato stare dietro a troppe serie, quindi poi, volenti o nolenti, prima o poi si Ryan offendono entrambi. Otley poi è un disegnatore di cazzotti splatter sublime. Sì, Cioè, è ottima serie. proprio. E poi è efferato proprio lui, cacchio. Cioè, quella serie lì proprio c'ha dei momenti che vai. Cioè, Cavolo. riguardi e si sbudellano sul No, serio. ma il bello di Invincible è che era praticamente la cosa più banale possibile per un supereroe, però era scritto da Dio e quindi fidava Sì. liscissimo. Infatti, a me era sempre sembrato un americano che dice: voglio fare Dragon Ball, però con la gente che si squarta, invece che fare. Poi vabbè, con le tutine dei supereroi e tutto, però bellissimo. Poi c'ha sto vecchio bastardo, com'è che si chiamava? Non Conquest, ricordo. quello vecchio col braccio meccanico Sì, cattivissimo ha che capito non il muore mai. personaggio. Mamma mia, bellissimo. Poi a me se metti un vecchio bastardo in una storia impazzisco. È Sì. proprio. Vabbè, fine. No, vabbè, comunque Scusate. Kirkman può piacere o non piacere, ma è uno scrittore, insomma, con i controcoglioni, quello è poco ma sicuro. Quindi Invincible è anche uno dei pochi fumetti supereroistici che è piaciuto anche a me, ad esempio, che non leggo fumetti supereroistici. E quello invece è tanta roba. Rido Senpai dalla chat chiedeva cosa ne pensate degli altri autori pubblicati dalla Hollo, in particolare Shintaro Kago, e se vi ha influenzati il suo lavoro in qualche modo. Ripartiamo da Danilo. Shintaro Kago è il motivo principale per cui conosco la Hollow Press, nel senso, mi spiego. Nel 2015, no, 16, 16, aveva cominciato a pubblicare dei fumetti di Kago, che erano Tracked ed era Industrial Revolution of World War. E stavo iniziando a collezionare tutti i fumetti di Kago, ero partito da Fraction, stavo facendo i vari recuperoni, mi sono imbattuto in questi due volumi, li ho recuperati, mi sono piaciuti molto come tutte le altre, Industrial Revolution di più. E poi successivamente l'altra cosa che mi ha fatto stato Treviso 2016, no, 2016, che avevano pubblicato Treviso Palla di Bacilieri. E c'era stata la presentazione di Palla di Bacilieri, c'erano varie persone, cioè ero andato a seguire la presentazione e niente, poi da lì praticamente ho iniziato a recuperare, stesso sempre a quel Treviso mi pare, ho recuperato The Zupendium Tauropedia, sono diventato mega fan di Tauropedia e poi no, poi ho comprato il 2 della rivista di Underdark Weird Fantasy Ground, poi ho recuperato anche il 3, l'1 non l'ho mai recuperato. E poi da lì ho mandato il proposal, ho comprato un po' di tutto della Hollow. Sì, Kago mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo Spugna e Genki, non è una marchetta, che, cioè, non è, però è così. Poi, vabbè, Brinkman. Adesso, forse perché sto pensando solo a quelli che adesso mi vengono in mente subito. Chiaro, chiaro, ma è già dato comunque. E Genki, cosa ne pensi? Beh, Shintaro Kago è il mio sogno proibito, cioè io lo amo alla follia. L'ho praticamente conosciuto con lo scontro accidentale può forse era un primo bacio, che era un'unica copia in fumetteria. L'ho preso, ho detto che cazzo è sta roba.
E l'ho comprato senza se, senza ma, con un entusiasmo incredibile, e da lì ho iniziato a comprare tutta la roba di Kago. E pure io da lì poi mi sono avvicinato alla Holdov grazie a Kago, perché appunto in d'asta del primo volume che comprai, cioè praticamente è quello che ha unito un po' tutti, perché poi io ci ho avuto la fortuna che la mia fumetteria comprava i volumi della Holdov Press, cioè nonostante sto in una... vendesse praticamente solo manga, però aveva pure i volumi della Holdov Press, presi Kago, presi Tetsu Pendium, che vabbè sono due bombe, insomma, e poi dopo un paio d'anni gli ho mandato la mia proposta, poi cioè ci eravamo parlati, poi lui l'editore non era tanto convinto della prima cosa che gli avevo mandato, mi ha riscritto dopo un po', che aveva rivisto dei nuovi disegni che avevo fatto, ci siamo accordati per far uscire il volume che sarebbe uscito poi nel 2017, e poi ho conosciuto appunto Danilo, che abbiamo pubblicato nello stesso anno, abbiamo esordito. Spugna, Il suo non, secondo libro, sempre nello stesso es anno. esatto, sempre lo stesso anno uscirà Kingdom, e presi anche quello, e poi ovviamente io ho preso tutto da Holdov Press a quel punto. E dal punto di vista degli autori che pubblica, io ogni tanto non sono d'accordo con le opinioni del mio editore, lo sa, e io glielo dico, che mi fa vedere delle cose, dico no, non mi convincono, però quasi Tipo? no, alcuni esordienti che magari mi fa vedere, e poi dico no, mica proprio questo, non lo so, perché lui mi manda spesso Quindi delle praticamente cose. esordienti che state seguendo, il motivo per cui non venite pubblicati da Holdov Sono Press è io. perché Michele mostra i fumetti a Genchi. Ma meno male che c'è gente come Genchi che dice agli editori non pubblicare sta roba, per carità di Dio. No, poi Cioè... ovviamente Michele fa quello che gli pare. Sì, infatti, Poi, tra l'altro... tra l'altro, cioè, perché ne frega un cazzo del mio parere? Però diciamo che poi degli autori che pubblica ci azzecca sempre. Cioè, ovviamente poi io ero un ignorante, perché, ammetto, non conoscevo Brinkman prima di entrare in contatto con Michele, e mi si è aperto un mondo, perché poi, cioè, Brinkman... non so se il pubblico lo conosce, però praticamente l'autore underground più seminale degli ultimi 20 anni, che è quello che ha dato origine praticamente a Adventure Time e Bravissimo tutto questo tipo di immaginario. E quindi una volta che vedi... Danilo che si fa da... ci fa vedere Esatto. Brinkman, Dalla regia sempre pronto. scorre... Bellissimo. Bellissimo. Niente, quindi io ho un buon rapporto con tutti gli autori pubblicati, A parte quelli che non vuoi fare pubblicare, però, ok. a parte quelli che non voglio far pubblicare. Ma Ma infatti non è... No... non c'è qualcuno Appena di sono quelli non pubblicati non è pubblicati? un problema. Ma invece di qualcuno di quelli pubblicati che tu avevi dato parere negativo, non c'è? mi astengo. Ottima mossa. No, non volevamo il politically correct, però, stasera. Non posso fare Vabbè, body però shaming. non si può fare. No, beh. E invece Spugna No, cosa ne allora pensi? io devo dire che gli autori, io la Hollow Press, allora io al contrario di Danilo e Genchi sono un po' meno Kago friendly di loro, diciamo, cioè nel senso che non è un tipo di, cioè è fichissimo e tutto, ho un casino di suoi lavori, li leggo con estrema, diciamo, con estremo appetito. Però il motivo per cui mi sono avvicinato alla Hollow Press è perché l'anno che uscì il mio primo libro, che era il 2014, forse era uscito il numero uno della rivista, quindi Under Dark with Fantasy Ground, e io che sono abbastanza un fanboy maledetto di Ratiger, seguivo già il progetto, così comprai subito il primo numero della rivista. Feci due chiacchiere con l'editore e diciamo già a quel punto io e Michele c'eravamo un po' tipo, cioè anzi più lui a me, però mi aveva tipo guardato tipo, ah, tipo bravo ragazzo, parleremo noi due e io tipo ah, così e poi appunto da lì siamo rimasti in contatto e abbiamo appunto deciso poi di fare un progetto insieme. Cioè, anche questo è un aneddoto che racconto sempre, però è molto simpatico. Però successe che
credo fosse proprio qualche mese dopo che uscì il mio primo libro, io misi online uno studio che aveva come protagonisti due gnomi, uno spadaccino e un negromante, che poi erano una versione beta dei personaggi di Rust Kingdom. E Michele mi scrisse proprio in chat su Facebook dicendo: "Figa sta roba, se vuoi farci un libro, parliamone." E da lì, ok, parliamone. Cioè, nel senso, da lì poi è diventato uno scambio che si è trasformato in una collaborazione proprio editoriale vera e propria. E poi, invece, per quanto riguarda la Hollow Press tout court, boh, cioè, a parte che è il mio editore, quindi voglio dire, sono abbastanza fiducioso, però ha proprio un caleidoscopio di stili diversi e influenze molto molto figo. Cioè, secondo me, anzi, secondo me è uno dei motivi per cui è un editore così interessante, perché è molto disomogeneo per quanto riguarda, cioè, non so come dire. Diciamo che secondo me, scusa se ti interrompo, è disomogeneo negli stili e come autori, però diciamo Esatto, però è molto l'intento coerente. è coeso, Esatto. sì. Il tema È unico è il super. nero, non il rosa Esatto, come colore. esatto. No, ma infatti a me un altro giochino che mi diverte molto è, vabbè, tiro sempre in ballo Luca, ma perché cioè, statisticamente passa un casino di gente, quindi vedi come fai un po' sti calcoli, no, È chiaro. calcolo proprio numerici di probabilità. Ed è molto curioso vedere come c'è gente che va a colpo sicuro fiondandosi, cioè arriva allo stand, fa così, guarda due robe e piglia tre libri, magari dello stesso autore oppure di quell'autore e altri, e quindi ci sono sempre delle variabili infinite di, diciamo, di combinazioni che possono fare tra un solo autore, due autori, tre autori. Vabbè, poi ci sono anche quelli che arrivano e comprano tutto, e quindi lì puoi solo dire grazie. Però Presente. esatto. Però è molto interessante perché proprio ti dà quest'idea del fatto che sia un editore che ha un pubblico molto più vasto di quello che si potrebbe pensare. Perché, cioè, tipo, arrivano i ragazzini tutti neri, tutti borchiati, con i capelli lunghi, che si comprano, per dire, Paolo Massaghi e le robe di Lawrence Engraver, già che ci siamo, ci mettono dentro anche un volumetto di Tezunori, quelli tutti in bianco e nero. Poi arriva il tipo che... Cioè, e quindi ci sono tutte queste combinazioni, non so come, è un editore componibile, non so come dire, cioè, pur invece essendo molto coerente e molto coeso nella sua proposta. Quindi, boh, Assolutamente, fighissimo. Ecco, assolutamente. è il mio ristorante preferito, diciamo, parlando di sapori esotici. Assolutamente. Addentriamoci un po' in un argomento serio, non che finora non lo siano stati, ovviamente. Parliamo un po' di semiotica e linguaggio del fumetto. Secondo voi, come si può sfruttare al meglio questo medium? Che spesso, anche a mio modo di vedere, è un po' statico, magari un po', diciamo, sempre fermo da tanti anni in tanti casi. Qual è il modo migliore, secondo voi, per sfruttare il medium fumetto? Partiamo sempre da Danilo. Ma il modo migliore, paradossalmente, cioè, uno potrebbe rispondere, fare come Kago e quindi prendere delle robe super iconiche del fumetto e utilizzarle come, ad esempio, Kago proprio in Fraction, che è il primo colletto suo, ci sono i personaggi, tu li vedi inquadrati nella vignetta, che in questo caso è il mio video. E sotto giri pagina e vedi che è una persona morta, e il balloon che ti sembrava che stava parlando in realtà era alzato da un filo, e quindi stavi a casa di uno psicopatico amante dei fumetti che fa questa roba qui. E questo è un esempio. Però secondo me il modo migliore, fighissimo, mi è piaciuto, però secondo me il modo migliore per giocare col fumetto è la semplicità. È uno dei miei trick preferiti. È uno di quelli più basilari che usano tutti, che è il volta pagina. Tu leggi e sei in un momento in cui non sta succedendo niente, cioè magari c'è un po' di tensione, ma non sai, giri pagina e succede l'apocalisse, per dire. Sfruttare gli spazi vuoti, sfruttare la griglia,
ma non come appunto per forza una roba metatestuale, cioè puoi farlo oppure no, però secondo me la cosa migliore è pensare, c'hai questi elementi, c'è il balloon, c'hai la vignetta che è uno spazio e un tempo, all'interno della vignetta ci possono essere varie persone che parlano e non parlano tutte contemporaneamente perché tu lo percepisci che non parlano perché sei abituato e sai che non stanno parlando tutti contemporaneamente, però all'interno di quello spazio stanno parlando contemporaneamente. C'hai lo spazio tra le vignette, che però è un tempo indefinito. Questi secondo me sono i modi migliori per giocare. C'hai degli elementi, balloon, lo spazio tra le vignette e la vignetta stessa. Con quelli si possono fare mille robe. Non ci sono. Ci sono un milione di trick, oppure no, oppure puoi fare un racconto e basta. Cioè, dipende. David? Allora, col fumetto prima c'ero molto più fissato sul fattore semiotica ed ero anche abbastanza estremo e molto fiscale, perché magari mi concentravo molto sulla composizione visiva ed ero anche addirittura arrivato a una sorta di conclusione nel quale il fumetto è sempre stato adottato come tipo di struttura narrativa alla stregua di la brutta copia del cinema, però messo frame per frame, che è una cosa che mi dà super fastidio. Ultra didascalico perché bisogna prendere per forza qualcosa dalla letteratura, perché sennò il fumetto ha una dignità se non prende o dal cinema o dalla letteratura. E quindi su questo, per i primi due volumi che ho fatto, ho concentrato una mia grande battaglia personale in cui magari mi soffermavo nello fallo perduto, il combattere il concetto didascalico delle didascalie, utilizzando le didascalie stesse, e in Indagamenti invece mi soffermavo più sulla natura compositiva di come vengono sfruttate le vignette stesse. Adesso invece mi sono un po' slegato perché mi ero accorto che mi stavo dogmatizzando al riguardo. E quindi stavo rientrando in una mia stessa gabbia che mi limitava nella produzione. Quindi, il consiglio che posso dare dal punto di vista della struttura e della semiotica del linguaggio fumetto, di sicuro ci sta un valore che quasi sempre viene scagato, che è quello del formato e del packaging del fumetto. Perché comunque una cosa che magari non hanno il cinema e che non hanno altri medium, è la forma stessa del volume. Cioè tu, un libro, se tu lo compri è rettangolare, lo compri quadrato, fondamentalmente non cambia nulla. Un fumetto sì, perché ti cambia tutta la percezione che poi hai dell'opera stessa, come è la forma del volume e di come vengono incastrate all'interno le vignette. Che poi questo è stata fonte di grandissimo odio da parte dell'editore nei miei confronti, perché gli ho sempre dato grandissime magagne esatto. Ma Bravissimo. perché mi devi far fare queste cose? Perché devi farmi fare fuori formato? Perché e quindi questo crea notevolissimi problemi editoriali, e forse anche il motivo di perché nessuno lo fa. Però di sicuro nel giocare, sperimentare è molto interessante. Poi dal punto di vista dell'utilizzo, come diceva Danilo, del balloon, della didascalia, della vignetta, dello svoltapagine, si possono sempre utilizzare dei trick interessanti, perché ovviamente lo svoltapagine, che io ho visto sbagliare più volte, anche Kago una volta ha fatto un errore molto, cioè non dico che è scemo, perché comunque Kago magari aveva le sue intenzioni o magari non gliene fregava niente in quel momento, però c'era un punto in cui magari ha messo un'esplosione di una bomba in una situazione tranquilla, però come ultima vignetta di una tavola, che però stava proprio per lo svoltapagine. A quel punto mettilo nello Ma svoltapagine era forse era meglio. ironico, forse voleva far Sì, ridere. forse era Può essere. ironico, però diciamo, Kago c'è il dubbio, però molti altri lo fanno perché magari dicono che ci sta quella vignetta che gli faccio fare, ci metto l'esplosione e quindi va tutto a puttana il ritmo della narrazione. Anche perché nel fumetto non esiste la dissolvenza in nero, non esiste la colonna sonora. Anche il fattore balloon. Il balloon è un oggetto che spesso viene inserito all'interno della tavola come un qualcosa che è buttato lì sopra l'immagine e stona da fare schifo. Il balloon deve essere una componente stessa del disegno.
Cioè, se tu riesci a incastrare dal punto di vista il grafico, il testo, però non magari anche, diciamo, magari adesso bestemmio, però a me Sienkiewicz, tipo, non è che fa impazzire come mette le cose, cioè, quindi dico in maniera artistica in quella maniera, però se tu riesci a trovare una modulazione in modo tale che il testo sia a braccetto con l'immagine, non sia una cosa didascalica come può essere tipo all'Alan Moore che fa i papponi di testo, te li mette dentro quelle didascalie che ti coprono i disegni e via discorrendo. Quindi magari la ricerca che si può fare dal punto di vista della semiotica è andare verso una struttura fumettistica, diciamo più leggibile e coerente, però che sia più armoniosa e che sfrutti al massimo quelle che sono le potenzialità di un medium che comunque non è che è molto spremuto su questi aspetti. Ho concluso. Spugna. No, secondo me l'aspetto, diciamo, più di linguaggio del fumetto è la roba che secondo me lo rende incredibilmente entusiasmante da fare rispetto ad altre cose. Allora, la roba secondo me fichissima del fumetto è che è un mezzo molto più sconosciuto e alieno e misterioso di quanto non sia il cinema. Siano nati contemporaneamente. Nonostante siano nati insieme, esatto, mentre invece il fumetto, proprio per la sua natura, diciamo, di mezzo estremamente popolare, è un mezzo che si presta a delle sperimentazioni incredibili e può essere utilizzato per fare delle robe veramente assurde. E infatti il problema che diciamo che ha il fumetto è che è un linguaggio complesso, non è un linguaggio incredibilmente intuitivo. Quindi se il bambino non legge i fumetti all'asilo, non legge Topolino, eccetera, eccetera, e poi è un adulto e gli dai in mano un fumetto, non sa che cazzo farci, cioè non sa da che parte iniziare a leggere, non sa. Quindi è una roba, diciamo, a cui bisogna essere educati come lettori. Però una volta che sei educato e una volta che, non so come dire, è come testare un apparato digerente, una volta che inizi a mangiare dei cibi complessi, col fumetto dopo un po' ti puoi mangiare veramente gli infissi delle case, i diamanti, cioè ti puoi mangiare i computer, non so come dire, proprio perché il fumetto ha tutta una serie di meccanismi e di complessità che tu puoi aggiungere a questo linguaggio che arrivano a dei livelli dove gli altri mezzi non possono arrivare mantenendo lo stesso grado di leggibilità. Perché se tu ti guardi il famoso film indipendente russo di cui prima, ok, dopo un po' ti esplode il cervello, vuoi scappare dalla sala e picchiare il regista. Mentre invece il fumetto, a parità di complessità, anche di concetti, di messa in scena, di soluzioni registiche, eccetera, è molto più, cioè una volta che conosci il linguaggio e che lo sai leggere, è molto più veloce abituarsi a robe sempre più strane, sempre più estreme, e anche proprio per quanto riguarda le costruzioni delle griglie, lo scorrere della narrazione da vignetta a vignetta, il come ti giochi il ritmo, il come ti giochi le dimensioni. Appunto, l'utilizzo del balloon non solo come elemento, cioè non solo come pecetta sul testo, ma come elemento grafico, tipo ci sono sti fumetti dove c'è uno che parla, piglia il balloon e lo dà in testa all'altro, cioè è pieno di queste robe qui, però tu al cinema quella roba non la puoi fare, Certo. nei cartoni animati quella roba non la puoi fare. Ma per dire, uno dei registi che più amo di animazione al mondo è Genndy Tartakovsky, che è quello di Samurai Jack, eccetera, e Samurai Jack c'ha un casino di scene che hanno la vignettatura, cioè lui piglia lo schermo del cinema e poi lo ritaglia in vignette. Vuole mettere la roba drammatica, ti fa la strisciolina col dettaglio in mezzo. Cioè, e quella roba lì è l'animazione che vuol fare il fumetto. Perché? Perché Tartakovsky sa che quelle potenzialità del fumetto sono spaziali, sono fighissime, e quindi dice: me le piglio e me le porto in animazione. Però una delle cose che più mi affascina a me dei fumetti, che ho sempre trovato fighissime, è che ti dà la possibilità di fare una sequenza d'azione studiandola come
un poster o una serie di poster, quindi è allo stesso tempo uno scorrere e quindi l'idea del movimento, però allo stesso tempo qualcosa di bello nella sua staticità, che è cioè un paradosso, no? Nel senso che tu hai qualcosa che è fermo ed è bello, è come dire guardare una statua di marmo, capito? Però è come se quella statua fosse divisa in momenti spazio-temporali diversi e quello è il fumetto. E in più, come diceva Genki, il fumettista capace, il fumettista diciamo che si sbatte, ragiona sul formato, sulla storia, sul materiale, sulla resa proprio diciamo tridimensionale dell'oggetto. Cioè comunque un fumettista, se è uno serio, è anche proprio un progettista cioè, Cartotecnico, grafico. cartotecnico, cioè progetti un oggetto, progetti un'esperienza tattile e quindi che infatti è poi il motivo per cui secondo me l'autoproduzione e l'essere autori completi sono alcune delle cose che ti portano più in fretta a essere un fumettista, diciamo, a 360 gradi, perché sai tutti i problemi della filiera e tutte le sfaccettature che questo mestiere ha, che infatti poi, ad esempio, una delle robe più strambe e imbarazzanti, però al contempo che più mi colpiscono ultimamente, è che magari io vado in fissa anche proprio per come è fatto un fumetto. Cioè io ho, non lo so, la nuova edizione Coconino di Altan, di Uomini ma straordinari, che è sto bestione cartonato con questi colori stranissimi, Non eccetera, istanza, non cioè... posso fare. Eh no, vabbè, però io quando l'ho comprato sono rimasto lì perché comunque quella roba lì fatta in quel modo lì ha un peso specifico di un certo tipo e invece tu quando vai al cinema ti siedi in sala ed è la stessa sala dove hai visto 10.000 film diversi e quindi non hai quel livello di variabile, no? Ma pure anche dire tipo adesso mi metto a fare una roba marcissima stampata su carta da culo, spillatino da battaglia. Però in realtà, se tu lo vuoi fare in quel. Cioè, pensavo ad esempio a un fumetto fichissimo che si è autoprodotto un ragazzo che era Graveyard Kid, che era un fumetto tipo un mini semi-shonen all'italiana, con questi ragazzetti che si menano nei parchetti per le sigarette, eccetera. Ed era fatto proprio con la fotocopiatrice sotto casa, spillato con la carta a colori, eccetera. Ma quella roba lì è giusto che sia fatta in quel modo lì. Perché ogni fumetto ha, diciamo, la sua forma fisica più idonea. E questa roba qui infatti io sto messo male perché arrivo ad appassionarmi pure di sta roba qui. Quindi proprio il livello di autismo è andato totalmente fuori scala perché E secondo me è una roba che becca anche un sacco di appassionati lettori di fumetti, cioè che stanno attenti alla resa grafica, alla cartotecnica, e però ovviamente più vai avanti e più si entra, diciamo, in delle sfere totali di delirio Eh beh, e di per esempio fissazione. mi è venuta in mente una roba sul giocare col fumetto e sulla cartotecnica. C'è un fumetto di Tezuka, quindi non è l'ultimo, cioè insomma non è un giovane sperimentatore, cioè, lo è stato, ma È un lui ha. venerabile maestro adesso. Esatto. Ha fatto un fumetto che si chiama, aiutami tu, Maurizio, quello con Alabaster. dell'uomo. Alabaster, dove praticamente ci sono delle scene in cui la storia parla di questo qui, dove praticamente tu vedi attraverso, vedi le vene, è trasparente lui. E lui ha fatto dei giochi con le tavole, sapendo che la carta è trasparente, ci sono delle trasparenze in cui tu praticamente vedevi attraverso la carta. Sì. Ed erano, cioè, i mille modi in cui appunto si può sperimentare anche con la carta stessa. Sai che c'è una carta trasparente, non è detto che la carta trasparente deve essere per forza il male assoluto, come molti lettori invece pensano. Dipende come decidi di utilizzarla. Chiaro, chiaro. Parliamo invece un po' di... Per questo vorrei partire da David Jenke. Parliamo un po' di censura sui social. Grazie.
che è una cosa che poi indirettamente ha colpito spesso anche me, poi condividendo anche molte sue immagini o altre. Sono permabannato, diciamo, da Facebook. E, cosa ovviamente ne pensate di questa censura che c'è spesso sui social, spesso anche un po' immotivata perché si vede un po' di tutto, poi magari un disegno un po' più osé o simili vengono censurati e soprattutto se questo vi influenza in qualche modo, influenza magari diciamo a priori il fatto che voi possiate pensare di poter pubblicare o no qualcosa sui social, quindi partiamo da Genki. Allora, io posso definirmi un graziato perché per quello che faccio vengo bannato molto poco. E spero di non tirarmi, di essermi agguffata adesso, però non, è raro che venga proprio segnalato e che mi buttino giù su Instagram. Mi capita spesso che mi shadow bannano e quindi non mi vadano più verso gli hashtag. Beh, dal punto di vista di cosa penso di questa roba, è che penso sia una grandissima stronzata. Voglio dire, che si condannino, magari, o che comunque si vadano a prendere di mira determinate cose che effettivamente possono essere sensibili per qualcuno, lo capisco, perché comunque non è che tutti magari vogliono vedere, non lo so, un cadavere o qualcosa del genere. Quindi li capisco, anche se zii. È più facile che trovi quella roba là, però che ti ci sta magari l'occhietto, quello contenuto estremo, e quindi ci clicchi e puoi vedere. Però in materiale artistico non si sa per quale ragione, cioè basta un capezzolo, basta un culo, che è offensivo per... Cioè io voglio sapere in realtà che la faccia di chi si offende per un culo o un capezzolo. Però Cioè, posso che non dire una roba. capisco. Allora, su Instagram c'hai ragione, nel senso probabilmente ti segnalano, eccetera. Però almeno su Facebook, quando ti segnalano, cioè quando ti bannano, solitamente no, non è la persona a segnalarti. No, è Tipo, l'algoritmo. sì, esatto, tipo per No, 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 ma esempio... dico infatti, Ah, sì, no, no, scusami, quello allora che mi stavo sono dicendo. No, allora, il fatto della segnalazione è quello che okay, non capisco più che altro dal punto di vista anche di un'azienda e via discorrendo, se fondamentalmente non è che dà fastidio a così tanta gente, qual è il problema di tenere determinati materiali che poi sono materiali artistici sulle piattaforme? Perché sei veramente un cretino. Cioè, è proprio una cosa di cretina, fondamentalmente, tipo Tumblr, che per un certo periodo veniva utilizzato solamente perché era l'ultimo che poteva, in cui si poteva mettere roba, materiale tipo semi-pornografico, è morto perché appunto hanno deciso di levare sta roba. Cioè, non lo so. Eh Non sì. siete Cioè, così quel meme. furbi. Hanno fatto un meme perfetto per Tumblr quando, tipo, nei Simpson c'è la Duff che deve riconvertirsi e fare la Duff analcolica. E dicono: sì, ma tanto i nostri clienti comprano Duff per il suo sapore deciso, non per il suo contenuto alcolico. C'è l'inaugurazione, 30 minuti dopo chiuso per fallimento. Che cavolo, cioè. Quello è quello che è successo per Tumblr e appunto ai contenuti spinti, perché vabbè. Poi, per quanto riguarda invece il mio decidere se carico o no qualcosa in base ai social network, quello assolutamente no, non me ne frega assolutamente nulla. Perché comunque alla fine, pure se mi segnalano, amen, non è che ci posso fare qualcosa. E quindi di certo non sto a fare il braccino corto nel mettere quello che mi viene in mente. Solo perché devo stare attento che l'algoritmo mi becca. Poi, ovviamente, in realtà, ultimamente ho anche provato ad andare proprio su piattaforme che fanno solamente porno a caricare qualcosa, che poi non ho messo ovviamente sui social normali, cioè così per cazzeggiare. Quindi, cioè, magari evito più che altro cose che sono esplicitamente porno per essere porno. Certo. Cose che però so che sono materiale, diciamo, artistico, lo metto tranquillamente, anche se poi di fatto per l'algoritmo non gliene frega niente. Voi cosa ne pensate invece? Io sono stato bannato 2 volte su Facebook, ma per l'algoritmo, perché è successo proprio 2 secondi dopo che ho caricato la cosa, quindi non ho nemici. E le due cose che ho caricato comunque non erano roba mia. Era un frame di un film, e
dove c'era il capezzolo di una donna, e la seconda volta mi hanno bannato. Questa è la cosa più assurda, perché io ho questa pagina Facebook dove posto roba artistica insieme a degli amici, e postiamo anche tavole di fumetti, postiamo quadri, eccetera. Di pure qual è la pagina, così magari se la vogliono seguire. Sublime Experience si chiama. E abbiamo pure caricato roba della Ollo ogni tanto. E no, stavo dicendo, c'era stato un periodo in cui pubblicavamo solo zozzate, e avevamo pubblicato questa foto di un nudo, è una donna in una posizione, insomma. E la cosa strana è che hanno bannato me e chi l'ha caricata, cioè non l'avevo caricata io, ma hanno bannato anche me. Così. Cioè, È hanno come anche. la mamma che arriva e picchia tutti i figli Sì, indistintamente. capito. Quindi, cioè, è una roba assurda. Vabbè, fondamentalmente, noi siamo arrivati a una nostra conclusione. Hanno bannato anche me, perché poi te lo dicono che quello è il motivo. Hanno bannato anche me perché noi due dell'intera pagina siamo quelli che condividono di più, a differenza degli altri. Vabbè, allora. Però, boh, strano, cioè, capito? Regole totalmente casuali, Sì. capito? Boh. Assolutamente. È il ragionamento della maestra applicato alle Sì. intelligenze artificiali, è quella roba lì. Esatto. Tommaso, che ne pensi? Anche tu hai avuto qualche esperienza di ban? Guarda, io zero, nel senso che io appunto sono abbastanza un normalone rispetto a Danilo e David. E guarda, devo dire che io mi sono, cioè, per indole, non sono mai andato a creare contenuti particolarmente, diciamo, scabrosi in nessun senso. Cioè, sì, faccio delle robe splatter ogni tanto. Però sfido veramente chiunque a definirle disturbanti o, cioè, non so come dire, Sì, cioè, se sì, sì, uno sì, arriva sì. da me e mi dice guarda un tuo disegno mi ha veramente fatto impressione, mi fa felicissimo, però mi rendo conto che, cioè, io aspiro a essere disturbante, però non aspiro a essere proprio impressione, cioè, non aspiro a fare impressione. A creare, Respingere diciamo, le sì, cioè, persone. vabbè, dai, insomma, è che arrivo fino a un certo punto, Sì. non riesco a sconvolgere, ok? E poi invece per quanto riguarda tematiche più, diciamo, di nudità, eccetera, proprio per indole mio, in realtà non è una roba che rappresento tanto, non è una roba su cui, diciamo, vado molto a fare ricerca, quindi in realtà no, non mi sono mai dovuto, cioè non mi sono mai trovato nella situazione di dovermi preoccupare di sta roba. Secondo me è molto interessante la parte del discorso che dice allora uno magari cerca di autocensurarsi. Secondo me è molto comune che al giorno d'oggi, in base alla piattaforma su cui tu fai vedere la tua roba, bisogna essere consci diciamo, di dove vai a portare la tua roba. E quindi secondo me è probabile che molta gente sia portata in un modo o nell'altro a fare robe piuttosto che altre su Facebook o Instagram o meno. Cioè, nel senso, ecco, mi rendo conto che è un limite, però come al solito, secondo me una delle parti più interessanti della modernità è anche adattarsi ai limiti. Cioè, diciamo che da un punto di vista squisitamente di libertà di espressione non è edificante il fatto che ci siano dei limiti. Però è anche vero che spesso noi confondiamo Facebook per uno spazio, diciamo, Pubblico, cioè sì. il problema è che i social network sono molto meno flessibili di quanto noi proiettiamo sui social network delle aspettative che poi in realtà possono essere disattese in maniera totalmente arbitraria in qualsiasi secondo da parte di gente che sta dall'altra parte dell'oceano. Ma è il solito giochino del fatto per cui
appunto ti bannano per mezzo capezzolo e poi c'hai i gruppi segreti Chiaro. con la gente che vuole fare i colpi di Stato, cioè di che cazzo stiamo No, parlando? no, vabbè, ma Cioè, poi... cioè è un film dei Coen all'ennesima potenza, nel senso la Sì, roba è ma poi quella, uno cioè, magari non si lamenta quindi... della regola in sé, cioè della Sì, regola, sì, guarda, c'è sì. quella cosa lì. Per esempio, quando mi hanno bannato per il frame di Ring, non me la sono presa, va bene? No, ma mica stavo dicendo a No, 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 te, no, no, cioè... lo so, lo so. È la complessità di certe, cioè, tipo per esempio, quella fotografia che ho postato, no, che ho postato io, che ha postato il mio amico. Era una fotografia di un fotografo famosa che vedi spammata ovunque, Sì, cioè strano. È certo. chiaro, c'è la regola che ti dice che quella cosa lì non lo puoi fare, però è strano perché poi magari Sembra quasi casuale che venga sì. applicata casualmente la cosa. Esatto. No, beh, ma poi metà di ste robe qui sono fatte con gli algoritmi, quindi è ovvio che è un robot che scandaglia e quello che becca nella rete lo sega, però non c'è. Cioè, cioè, appunto, non Sì. so, mi chiedo se, boh, non so, se Manara sia mai stato bannato o meno, non mi risulta, non credo, però cioè, e che poi anche lì, secondo me, è curioso perché appunto uno magari poi va a parlare che so, appunto, di pazienza e di queste robe qui e tu dici, cazzo, ma se avessi, cioè, cioè, non so come dire, Rank Xerox che ha le Certo. scene di sesso tra lui e Lubna, che è una ragazzina, e... A parte che è una roba che al giorno d'oggi, se tu vai dal tuo editore e gli dici, gli proponi la stessa identica roba, e ovviamente se non esistesse Rank Xerox, questo probabilmente ti guarderebbe, a meno che non fosse, appunto, non lo so, Hollow Press e pochi altri, magari ti guarderebbe un po' strano, tipo dicendo, sì, vabbè, ma qui andiamo. È sempre una, ecco, è sempre una questione, secondo me, di autorevolezza, cioè ci sono delle cose che la gente prende per buone perché sa che vanno bene e quindi quello non gli dà problemi perché è una roba storicizzata, no? Dicono no, vabbè, ma quella è una roba di un'altra epoca, quello è un grande e quello gli va bene. E invece si parla di roba che viene fatta adesso, sul momento, perché paradossalmente noi viviamo in una società che è molto più piena di conflitto. Rispetto, cioè, secondo me la società di un tempo di 20, 30, 40 anni fa era molto più violenta di quella di oggi. Però, secondo me, era una società paradossalmente più tollerante verso un certo tipo di caos, mentre invece al giorno d'oggi c'è una sorta di volontà di creare, diciamo, ordine, di creare appunto un ambiente più sano per tutti. Che però ovviamente si porta dietro un casino di non tanto di problemi, ma di cose che stridono, no? Perché ovviamente non è una roba male di per sé dire, guarda, preferirei che tu non facessi vedere le tue robe super gore dappertutto. Però allo stesso tempo ti crea, sono dei cortocircuiti, cioè ti crea dei mindfuck che ti fanno dire, Sì. ma... Quella Però è così, nel la senso che cosa. comunque... Viviamo in un mondo che vive lanciato a 2000 km orari verso il caso totale, e quindi ci sono un sacco di parti che si sfilacciano e funzionano in modo molto più, cioè molto, ecco, è tutto molto meno controllabile rispetto a quanto noi pensiamo che lo sia, nel bene e nel male, ovviamente. Certo, comunque probabilmente c'è più bigottismo diffuso, quello è probabile, anche perché se si pensa ad esempio ai fumetti di Pazienza, dove c'era la bestemmia libera, per esempio, cosa che oggi probabilmente nessun autore avrebbe il permesso di poter usare. Ma lì secondo me è anche moltissimo. Allora, secondo me la più grande bomba che hanno sparato in faccia negli ultimi 30 anni è il fatto che adesso chiunque può esprimersi su qualunque argomento istantaneamente su scala globale, ok? Quindi se tu sei per strada e mandi a fanculo una vecchia e qualcuno per caso ti sta riprendendo, magari ti licenziano, capito? Certo, E chiaro. 30 anni fa, ma anche 10 anni fa, era una roba impensabile perché una volta c'era una dimensione pubblica e c'era una dimensione privata. Appunto, ripeto, nel bene e nel male, cioè, nel senso, Chiaro. se tu 30 anni fa davi della stronza alla vecchia per strada, cioè, non,
No, non era una cosa bella, non andava bene, era una... però è Anche oggi come se nel bene e nel avessimo... male l'inverso, sì. Esatto, cioè è come se fossimo delle scimmie a cui hanno dato, boh, cioè fondamentalmente internet credo che sia una delle invenzioni più incredibili dell'umanità, però noi ancora non sappiamo controllarlo, cioè Ovvio. non abbiamo, cioè ecco, ecco, non abbiamo misura di quello che possiamo farci e specialmente che sarebbe giusto farci, perché a me, ad esempio, io non mi esprimo praticamente su un cazzo di quello che mi parla per la testa, diciamo, su forma web. Quindi, cioè, se io ho i miei 5 minuti per una roba e io chiamo un mio amico al telefono e ne parlo con lui, oppure ne parlo davanti a una birra la sera. E invece adesso abbiamo tutti questa cultura proprio del esporci continuamente e anche fare opinionismo continuamente, che è sicuramente molto stimolante perché poi crei dibattito, eccetera. Però cioè anche la retorica è un'arte, non tutti la sanno fare. Se Sì, il sì, sì, mondo sì, si sì, sì. Certo. riempie di scimmie che giocano a hockey, saranno dei campionati un po' così. Ecco. Danilo stava cercando la bestemmia nel fumetto di David Non Jenke. l'avrei mostrata perché tanto No. qualcuno sapeva, però In cercavo. realtà era su un tag, non era usata. Nel prossimo invece ci sono proprio No, anche ricordo nella tavola di quello nuovo che stai facendo un William c'era boh. una Sì, proprio quella che abbiamo messo ma su mi sa Instagram. che anche il mio fallo è un No, easter no, no. egg è un easter egg ai nostri amici della Chiesa Cattolica. C'era Dumerg dalla chat che faceva una domanda per Genki e Spugna, di cui ammetto la mia ignoranza. Come nasce la collaborazione con Little Books? Ecco, Ah, ok. parlatocene Non perché anche io sono. non so cosa. Ok, allora io ho realizzato una copertina per questa raccolta di racconti che si chiama Riviera Napalm, di appunto questa etichetta che si chiama Lethal Books. E molto semplicemente sono stato contattato dallo scrittore di questo libro, che proprio, cioè, a parte che. Eravamo già amici su Facebook, eccetera, però fondamentalmente ha detto che bomba il tuo stile, seguo i tuoi lavori, mi piace molto, ma ti andrebbe di fare la cover di questo libro che parla di questo, funziona così. E ho detto, mi sono informato molto volentieri, e, cioè, devo dire anche lì, nessun mistero, niente di particolarmente esagerato, come diciamo. Accadimento. Me l'hanno chiesto, ho detto di sì, amici come prima, anzi forse un po' di più, quindi così. E anche Davide è coinvolto in questa Sì, cosa? per me idem, cioè, sono coinvolto in un altro libro, sempre l'autore mi ha contattato, già ci eravamo parlati in precedenza, che già appena avevo esordito mi ha detto ah, mi piacerebbe farti fare una copertina prima o poi. Sì, alla fine me l'ha chiesta, io gliel'ho fatta ben volentieri e adesso gliene faccio pure un'altra. Quindi, insomma, si è creato anche un certo rapporto che comunque il libro mi è piaciuto, quindi comunque mi piace l'ambientazione, ci sono anche entrato un po' dentro dal punto di vista, cioè il libro è Viluper, se qualcuno lo conoscesse, Sì. e niente, insomma, mi sono stato preso dalla cosa e ci sono andato appresso. E poi c'è anche una domanda da Get Dunk Down per Danilo. Ho visto che sei un fan di Umez. Quanto ti ha influenzato il maestro creatore del manga horror? Allora, prima di sintomi del bu, cioè praticamente per storto, sì. Per storto tantissimo, perché fondamentalmente prima lo conoscevo, ma lo conoscevo più come avevo. No, non è vero, perché quando ho fatto Junko avevo cominciato a leggere Aula alla deriva, ma non l'avevo ancora finito perché semplicemente non l'avevano proprio portato tutto, mancava Sì, tipo sì, il sì, terzo sì, sì. volume, qualcosa del genere. E sì, mi ha aperto diverse. Cioè, mi ha mandato vari flash. Direi che forse uno dei miei adesso attualmente uno dei miei autori preferiti in assoluto. Mi ha influenzato principalmente sul
quello che mi è piaciuto e che aveva con me qualcosa in comune, che io non sapevo di avere qualcosa in comune con lui, nel senso ce l'avevo già prima, è il suo rapporto appunto con un certo tipo di crudeltà. Cioè lui, per esempio, non si fa problemi a mettere dei bambini in situazioni avventurose, No, cioè anzi, lo fa spesso. alla deriva è un racconto di formazione classico, è un'avventura con questi bambini che entrano in questo mondo oscuro ma comunque fantastico e non ha paura di far morire i bambini nei peggio modi. Però non fa morire, non è come Kago, non è un far morire in modo. È un far morire che è narrativo, nel Non senso è che fine a se stesso, certo. io ti sto raccontando una storia, ho bisogno di far morire questo personaggio, ho bisogno di farlo morire male perché mi serve per la storia, lo faccio. E è una cosa che avevo già prima, perché io penso che quello che mi ha insegnato questa cosa al liceo l'ho imparata tramite Shigurui, che è un manga con i samurai, dove il tema principale lì è proprio la crudeltà, cioè proprio detto palesemente dall'autore. E anche lì, appunto, è una ricerca un po' anche nipponica, se vogliamo, che l'abbiamo avuta anche noi comunque. I nostri racconti crudeli li abbiamo avuti anche noi. Adesso mi vengono in mente, soprattutto nel cinema, cioè. Viene in mente appunto Non si servizia un paperino, vari film italiani che hanno puntato, alla fine anche lo stesso Suspiria, che è una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie, però dove succede il delirio di morte, di sangue. Un mezzo è l'horror. L'horror allo stato puro, cioè proprio alla radice. Tant'è vero che appunto è quello che in un certo senso ha inventato il genere horror nel fumetto giapponese, cioè che l'ha portato, non l'ha inventato, l'ha portato nel Sì, 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 fumetto. sì, sì. Uno dei maggiori rappresentanti sicuramente. E visto che siamo in tema, parlateci anche un po' di quali sono le opere e gli autori che vi hanno maggiormente influenzato e che ritenete fondamentali per la vostra evoluzione come fumettisti. Chi vuol partire? Vai sempre tu, Danilo, allora, dai, Parto vai. Ah, io? parti, Ah parti, no, Spugna. Dario, No, Darino. no, no, vai, vai pure, dai, Vado che facciamo riposare io? Danilo. Ok. Che io c'ho la solita lista. Adesso faccio una lista della spesa e poi cerco di concentrarmi su qualcuno che non ho ancora approfondito. Però fondamentalmente parto da piccolissimo con Jacovitti per poi arrivare al Popeye di Segar. Poi ci fu Kattivik, poi vabbè, sicuramente più grandicello sono stati molto importanti appunto anche autori italiani come Ratiger, Blatta di Ponticelli, mi piacque tantissimo. Poi un fumetto di un autore che ha sempre fatto pochissimo, che però per me è stato super importante, è Mesmo Delivery di Raphael Grandpa, che adesso tra l'altro ha disegnato l'ultimo Batman scritto da Miller e disegnato da Raphael Grandpa, che è uscito qualche mese fa, bellissimo, si chiama The Golden Child, credo. E poi sempre di autori veramente importanti. Ah no, beh, poi sicuramente prima con Pinky Mattioli e poi dopo con Squid the Mouse e Joe Galaxy, proprio è un'altra roba che mi è piaciuta tantissimo. E poi recente, negli ultimi anni, sicuramente. No, beh, poi anche tipo certe robe di Simon Beasley, quindi c'è tutta una certa scuola grottesca anche inglese, anglosassone, ma diciamo appunto vari autori Vertigo, cioè robe che stanno a metà strada tra il grottesco e il parodistico, sono sempre stati molto, molto bravi. Però cioè col senno di poi, parlando di italiani, sicuramente il Kattivik di Massimo Bonfatti, proprio anche graficamente, è stata una delle robe che più. Cioè, tipo, io i denti li ho imparati a disegnare perché copiavo i dentoni di Kattivik. E allora da lì poi li ho un po' cambiati, li ho fatti a modo mio.
no, e poi vabbè, ovviamente non per fare pubblicità, però anche, cioè io mi ricordo che lessi diversi di Landog e di Sclavi quando ero proprio piccolo, ma tipo a 5-6 anni, e mi traumatizzarono, e però fu bellissimo, perché erano proprio, cioè all'epoca quando ero moccioso, moccioso, mi fecero veramente tanta paura, e col senno di poi l'ho apprezzato tanto. Cioè, mi ricordo c'è una sequenza di un numero di Dylan Dog che si chiama La Bestia delle Caverne, che era un numero in due parti, che era fondamentalmente una sorta di remake alla Sclavi di Twin Peaks, solo che invece di essere Twin Peaks c'era un mostro che andava in giro a mangiarsi i ragazzini. E c'è proprio sta tavola in cui c'è un ragazzino che telefona alla fidanzata e sta qui, lo scaglia, gli mette giù, e sbuca da questa stradina di sto paesino questo mostro gigante che non si vede bene perché è in controluce, però è fondamentalmente un uomo gigante con le mani, con i tentacoli, che prende, gli dice due robe e se lo mangia vivo. E io mi ricordo che da piccolo quella roba lì cioè, mi aveva terrorizzato, quindi quello è stato abbastanza formativo sicuramente. Poi, appunto, è tutta roba che io guardo di là perché lì c'è la libreria, Chiaro. quindi mi chiedo se ho qualche illuminazione. Sì, poi vabbè, appunto, vari autori americani come Charles Burns, e poi sicuramente, ecco, diamo credito. Io ho scoperto prima il lavoro di ho scoperto prima Prison Pit di diciamo del suo ispiratore a sua volta, che fu Brinkman. Però leggere Prison Pit quando uscì dalla scuola del fumetto in quegli anni lì mi ha dato una bella botta per capire che roba volevo fare. Che Cioè, poi è è uscito stata anche una con una liberazione. tua variant cover, ecco, diciamolo. Sì. Poi appunto il cerchio si è chiuso perché Iris mi ha chiesto di fare una sovracoperta variant limitata, perché erano, credo, 250 copie, però appunto diciamo che uno dei motivi per cui ho fatto Rust Kingdom era anche perché in Italia un'edizione completa di Prison Pit non era ancora arrivata. Allora ho detto, vabbè, senti, io piglio, diciamo, quella roba lì e la rifaccio a modo mio, perché qui se non si sveglia qualcuno, voglio dire, Certo. io da lettore mi incazzo, e quindi anche da autore rielaboro quello stile lì, quella roba lì. Quindi, e direi che ho finito il mio listone degli ingredienti. David? Allora, parto dicendo che comunque questa domanda mi mette sempre fortemente a disagio interiore quando mi Ah, chiedono. e ho anche dimenticato Echiroda con One Piece. Ah, Fine. ok. E diciamo, Scusa, David. mi mette molto a disagio questa domanda perché è la domanda che si fa sempre ad ogni E live, certo. e puppa sempre ogni volta questa domanda. Io di influenze fondamentalmente ammetto di aver letto, cioè di aver iniziato a leggere seriamente fumetti, diciamo abbastanza tardi, proprio in tarda adolescenza. Io non sono partito da bambino con i fumetti, cioè, magari c'avevo Jacovitti, queste cose qui, però dal punto di vista proprio della formazione ho subito, diciamo, due fasi dal punto di vista fumettistico. Una è da quelli in cui ho iniziato leggendo Pazienza, poi sono entrato in contatto con autori come Miguel Angel Martin, Sui Roma Duo, Kago, Bars, e mi sono appunto immerso proprio nell'underground quello più estremo, e io mi sono ritrovato più lì perché magari andavo cercando qualcosa che non riuscivo a trovare dalle varie letture che facevo, anche perché magari durante l'adolescenza stavo a contatto con, cioè già avevo pochissimi amici, però con i pochi amici che avevo ci si scambiava i manga. Si leggeva fumetti americani e via discorrendo, però c'era sempre qualcosa che non mi prendeva più di tanto. Quando ho scoperto finalmente Maruo sotto consiglio del mio fumettaro, che leggendo Il vampiro che ride mi si è aperto un mondo, poi ho
ho letto Brain the Brain, poi Psicopatia Sexualis, ho iniziato con Black Hole e via discorrendo, e allora ho detto, vabbè, io voglio fare questo. Perché, non so, c'era un termine di approcciarsi all'umanità, dal punto di vista anche antropologico dello studio dell'essere umano, che non era la classica storia avventurosa del ragazzo, protagonista, eroe o antieroe, svolge determinate azioni per raggiungere, un determinato obiettivo, conclusione. Oppure non conclusione dai manga, vai dritto verso l'orizzonte a quando finisce. Certo. E lì invece c'avevi un approccio anche al sentore cinico di quello che è la corporalità umana, di quello che è il rapporto con il sesso, di quello che è il rapporto con la violenza, che però diventa in qualche modo poetica. E non è semplicemente, ah, voglio fare le botte, voglio vedere il sangue, voglio vedere. E quindi mi sono appassionato a quella cosa lì. In realtà devo dire che in questo periodo sto rivalutando anche l'ignoranza delle botte, perché prima ero molto più tendenzialmente, come dire, intellettualoide, che magari dicevo, ah, voglio fare qualcosa più linciana o tarkovskiana, cioè voglio quindi che ci sia dal punto di vista tecnico o dal punto di vista comunque poetico qualcosa. Invece adesso voglio andare solo di cazzonerie. Che bello, Sì, sono fasi, ci diamo il effettivamente. cambio. Sì. Diamo il cambio perché io adesso sto facendo una roba un po' più ricercata, un po' più straniante. Quindi sono fasi, sono periodi. Esatto. Sì. Danilo? La mia linea del tempo invece parte da piccolo con sì, il giornalino, quindi sopra Mattioli, Sergio Toppi, De Luca, Jacovitti, che per me, cioè, è uno dei, boh, penso, più grandi a livello mondiale fumettisti che siano mai esistiti, anche se forse probabilmente è difficile da esportare rispetto ad altri. Poi, vabbè, sempre da piccolo ho letto molti fumetti Disney e apprezzavo, vabbè, soprattutto le storie italiane perché erano quelle che potevo leggere. C'era anche Barks, però soprattutto Carpi, per dire, è uno. Ricordo che quando ero proprio piccolo piccolo, e questo se lo ricorda, cioè è uno degli aneddoti che racconto più spesso magari a amici e parenti quando mi chiedono perché hai deciso di fare fumetti, cose così. Avevo disegnato un paperinic di Carpi, così, ma no, non sapevo che era Carpi, c'era un paperinic che l'avevo disegnato. E mia madre mi ha chiesto, io all'epoca ovviamente ero un bambino, quindi volevo fare mille cose, volevo fare, boh, stronzate, lo scienziato, quello che era. Ma che bel disegno, insomma, e poi da lì praticamente ho capito che quello che volevo fare era disegnare, perché giustamente hai avuto, che è un po' la fase di passaggio di tutti, c'è stato il momento in cui qualcuno ti ha detto che sei bravo in una cosa. Magari in quel momento non lo sai davvero perché sei un bambino, però inizia a sentire una certa gratificazione da quella cosa lì e inizia a disegnare, e poi a un certo punto diventa una necessità. Poi alle scuole medie vidi il trailer di un, non era, non avevo letto ancora il fumetto, ma vidi il trailer dell'anime di Iù degli Spettri sulla 7. Era un trailer assurdo, si trova anche su YouTube. Tipo 20 secondi, questa musica epica, c'erano i demoni che si ammazzavano, c'erano le trasformazioni, quello era il mio Dragon Ball per me, cioè nel senso è stato quello che, anche perché sentivo una certa spinta, cioè tipo da piccolo mi ricordo che guardavo South Park, su Italia 1 lo faceva in quel momento, e quindi avevo una certa spinta verso quel tipo di violenza lì, quel tipo di cosa lì. E Iù degli Spettri è stato il primo, diciamo, a farmi capire che quella cosa lì mi piace davvero. Mi piacciono i demoni, mi piacciono le atmosfere gigeriane, eccetera. Poi da lì, liceo, Shigurui, altri manga. All'università invece ho conosciuto. No, e poi Andrea Pazienza, sempre al liceo.
Chiaramente c'è stata anche la fase in cui volevo disegnare alla pazienza, impossibile, chiaramente. E poi all'università direi che le cose che più mi hanno formato sono state, da un lato Burns con Black Hole, che si vede in Infetto, penso. Dall'altro invece, avevo comprato questo libro di illustrazioni di Stefano Ricci, che è un illustratore molto figo, che è anche un fumettista, che però io non lo trovo particolarmente, sincero, non lo trovo particolarmente figo come fumettista, però come illustratore spaccava. E in accademia un mio docente, che poi è l'editore di Canicola, Chiregato, ci disse in classe che Ricci aveva fondato questa rivista negli anni 90 che si chiamava Mano, Mano Fumetti Scritti e Disegni. Allora, per curiosità, ero andato a recuperare i numeri e lì ho scoperto che potevo fare delle cose come il fumetto a matita, che poi Canicola è diventato un po' quello che l'ha portato al grande pubblico, il fumetto a matita, in un certo senso. E potevo fare dei disegni più evocativi e meno di non lo so, meno alla ricerca di un'anatomia incredibilmente dettagliata, cose così. E poi tutto si è fuso insieme, nel senso che adesso mi piace fare un manga violento alla Shigurui, che però abbia una certa crudeltà, però mi piace la matita, mi piace l'atmosfera, e quindi direi, boh, questo è stato il mio percorso di letture. Una domanda particolare che arriva da Riro Senpai è se uno di voi ha mai pensato di tatuare o se l'ha fatto in passato. No, se no sarei molto più ricco a quest'ora. Esatto, probabile. Perché No, ci. in realtà pur disegnando, e quella è tra l'altro una domanda che ti fanno spesso quando disegni, cioè, ma non hai mai pensato di tatuare? Io non ho mai avuto questa spinta, anche perché in realtà il tatuatore è un mestiere dove c'è un casino di concorrenza e poi, secondo me, ti deve proprio piacere tanto quell'immaginario lì. Cioè, prima di tutto devi essere già coperto di tatuaggi, secondo me, quando inizi, o comunque. No, però no, in realtà no, ne ho anche relativamente pochi di tatuaggi, quindi diciamo è un mondo che ho sempre toccato poco come influenze. Voi, David? Guarda, io no, non ci ho mai pensato, poi sapevo a prescindere che non sarei mai stato capace, anche perché dal punto di vista io non mi fiderei di me stesso nel farmi mettere un ago da me su pelle. Quindi, no, non sia per un fatto di responsabilità nei confronti di un altro essere umano che non è un foglio e quindi quello che è gli rimane addosso. Che penso che sia un fattore molto importante perché magari su appunto disegnando capita che fai un errore, cancelli e ciao, oppure in digitale passi Certo. col mouse, cancelli, sulla pelle umana è un po' più complicato. Quindi no, non ci ho mai pensato. Cioè, in realtà ultimamente mi hanno chiesto se volevo fare più che altro un'illustrazione per far fare un tatuaggio. Quello sì. Non anzi, mi fa pure molto piacere che qualcuno sia così folle da volersi tatuare un mio disegno. Però proprio farlo. E Danilo invece? Ma io non ho, anch'io la stessa cosa loro, però se mi chiedono appunto un'illustrazione per un tatuaggio lo faccio senza problemi. Una persona una volta me l'ha chiesta, ma non mi ci sono mai messo. Però sì, è come Dylan Dog, se mi chiedono, però no, non mi mettere a tatuare una persona perché non lo so fare, non saprei No, dove. un paio di disegni per tatuaggi vari li ho fatti, mi è capitato.
Tra l'altro un tizio, cioè un ragazzo, una volta mi ha chiesto un disegno di un mio personaggio, di un mio fumetto che gli era piaciuto un sacco. Ah, ma c'è questa possibilità? E io ho detto, cazzo, di brutto. Cioè, che era poi, era tipo come se fosse una delle mie dediche, no? Quindi la faccia di uno dei personaggi. Gliel'ho fatto un po' bellino, scansionato bene, ho detto, toh, dallo al tatuatore che saprà come farlo, però è stato figo, è stato divertente. Ma Però io, appunto, cioè, tatuare io zero voglia. se volete provare, io mi fiderei tranquillamente di uno di voi tre, qualsiasi, quindi per me non ci sarebbe problemi a farvi sperimentare questa cosa. Anche perché la Fai vedo. un fumetto breve, un fumetto breve e ogni vignetta la fai su un corpo diverso. Poi Vabbè. però è impossibile leggerlo perché devi catturare tutte le Però è persone che non si interessante. devono conoscere tra loro. Adesso ti è venuta voglia, eh? Beh, in questo modo, quello sarebbe la summa di fare un volume incredibile. Il Esatto, fumetto esatto. umano, The Human Comics. The Human Graphic Novel. La carnotecnica. Ammirate gli orrori del fumetto, a cosa possono portare. Sì. Sentite, parlateci un po' dei vostri prossimi progetti, se avete in cantiere qualcosa e se questa pandemia vi ha anche in qualche modo, diciamo, fermato, anche se in realtà poi comunque, essendo fumettisti che lavorano bene o male da casa, non dovrebbe avere particolare influenza. Danilo? Allora, un po' come ho detto prima, ho fatto questo extra storto. La pandemia per questo progetto specifico qui è stata utile, nel senso che dovevo uscire al Comic Con, quindi se sarebbe uscito al Comic Con mi ci sarei messo con una velocità diversa, detto proprio chiaramente. Avendo avuto un po' più di, cioè, visto che c'era un po' più di tempo, ho detto vabbè, facciamo le cose per benino, soprattutto perché comunque, come ho detto prima, è un libricino di lore, quindi è molto estetica, cioè, fondamentalmente è un prodotto per i collezionisti e quindi c'era bisogno di un certo tipo di disegno, insomma, di valore estetico Certo. dell'oggetto. E poi, come dicevo prima, ho preparato tre proposal, nel senso che non li ho inviati, nel senso che diciamo quattro, perché uno era un progetto editoriale, David lo sa, però Lasciamo non perdere. esatto, lasciamo perdere, No, no, e non era. sono le cose più interessanti, invece dovete dirle. No, allora non dico molto, dico che non era un libro, era un progetto editoriale da proporre a Michele. Però ci sono state delle cose che ci hanno fatto cambiare idea e quindi non, cioè, o meglio, diciamo che adesso è in sospeso, non sappiamo bene. E poi c'era un proposal che avevo preparato già bello e pronto tempo fa, l'ho ripreso e l'ho sistemato un pochino. C'è quello che ho fatto per David, c'è quello che ho fatto per un'altra persona, e poi. Vabbè, poi magari per David avevamo in testa anche un altro progetto che avevamo messo da parte, però qualche settimana fa David aveva detto che poteva essere anche interessante rispolverare quella cosa lì, però adesso diciamo che la Mettete mia, una cosa alla volta. esatto, la mia cosa adesso è quella lì, è il gladiatore in versione Hollow Press. Può essere una tamarrata incredibile. Sì. O Però una genialata. sì, no, però No, c'è un no, io vario. per tamarrata intendo una cosa molto positiva, Ah, non. ok. No, però la cosa bella è che appunto quando io dico alla Hollow Press, che significa? Significa che è sì una tamarrata, però c'ha delle robe che non ti, che almeno, cioè io credo che non ti aspetti, che durante la lettura poi si svolge e dici, ah, cazzo, c'è questa cosa qui, penso di aver fatto una roba che possa essere interessante, o almeno possa dare la parvenza di essere una roba nuova. Poi lo dirà il lettore, insomma. Mentre Davide, oltre alle cose insieme a Danilo. Allora, al momento sto finendo il mio fumetto game che sto realizzando insieme a mio fratello.
ed è un volume strano, a parte che è mezzo 3D, mezzo 2D, quindi già partiamo con sperimentalismi un po' matti. Poi, se non bastasse questo, è un fumetto con più finali che tu, lettore, sei costretto a giocare per leggerlo, e con più di 10 finali e cose così. E questa era una cosa che volevo fare da tempo e mi sono divertito un sacco. Questa quarantena non mi ha cambiato quasi niente, quasi niente. Anzi, dal punto di vista della produzione, cioè, ho avuto, diciamo, un periodo di 2 settimane di crollo emotivo, però poi mi sono abbastanza rimboccato le maniche, ho iniziato anche a lavorare su molte più cose contemporaneamente. Cioè, mi sono dato da fare, mi sono messo anche di più a lavorare sulle illustrazioni, perché ho deciso di concentrarmi anche un pochino di più sui social network. Cioè, mi sono dato delle scadenze, dei ritmi, diciamo, un po' più ferrati, e anche dal punto di vista delle produzioni. Ad esempio, mentre già Danilo sta pensando questa cosa qui che potremmo fare, di cui avevamo parlato, sto scrivendo un'altra cosa per i fatti miei, pensando a, cioè, lavorando per copertine di altri lavori che non riguardano cose mie personali, però sono proprio lavori esterni, commission, appunto, le illustrazioni, e poi sto ancora finendo questo fumetto qua. Quindi mi sto distribuendo tutto quanto, più roba c'ho, meglio è, significa che che c'ho da fare, insomma. Tommaso? Quindi Ah, vai, finisci pure, se vuoi intanto. no, ho finito. Io invece ho avuto un rapporto strano con la quarantena perché non mi ha. No, in realtà a me un minimo mi ha inciso sul lavoro perché mi sono dovuto portare il materiale da lavoro. Io di solito è da un po' di anni che non lavoro più in casa, ma lavoro in studio e quindi ormai sono abituato così. Perché, boh, perché sono pirla e ho bisogno di andare fuori casa per lavorare. E quindi diciamo che ho avuto questa conseguenza molto pratica che mi sono dovuto riportare tutti gli strumenti a casa e ho lavorato a casa negli ultimi, cos'è, 2 o 3 mesi ormai, sì. Però fondamentalmente non, il ritmo poi non è cambiato niente cioè ho lavorato e sto lavorando su questo nuovo libro che sto facendo per Hollow Press, che si chiama Fingerless. Però il modo più bizzarro in cui ha influito la pandemia, diciamo, su questo lavoro è il fatto che, senza fare spoiler, questo libro è un libro che parla di, diciamo, un'invasione, chiamiamola un'invasione aliena, ok? Che si porta a tutta una serie di conseguenze, tutta una serie di psicosi e tutta una serie di, diciamo, anche immagini che poi in realtà sembrano dei metaforoni della situazione attuale, però non è stato minimamente concepito per parlare della situazione attuale. Cioè, questa qua è una storia che avevo in mente un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, quando ho finito. No, sì, no, poco più di un anno fa ho iniziato a studiarmela bene, seriamente. Quindi in realtà la storia c'era già tutta quando poi è partito il merdone di questa storia. E quindi è andato tutto liscio dal punto di vista, diciamo, lavorativo, nel senso che ci sto lavorando, eccetera. Però la roba che mi ha fatto strano è trovarsi tra le mani qualcosa che in qualche maniera ti riporta nel presente attraverso un'esagerazione, diciamo. Appunto lì poi la situazione cioè è un misto tra come messa in scena, diciamo, è una sorta di invasione aliena però raccontata come se fosse Terminator, e quindi c'è questo protagonista che scappa da questa minaccia da cui non riesce a scappare, no? E quindi c'è questo senso di opprimente di minaccia, no? Che continua a starti addosso. E infatti mi ha fatto, in realtà mi ha fatto riflettere
perché a me una roba che mi ha colpito tantissimo di questa quarantena è il fatto che in realtà poi sia stata quasi gradevole da vivere, perché stavo in casa, facevo le mie cose, poi vabbè io ho come un terrazzino, no? Quindi posso anche uscire un attimo a beccare il sole, eccetera. Cioè, quindi in realtà è strano perché ci viene raccontata come una sorta di apocalisse, però è un'apocalisse, diciamo, di normalità, ok? Atipico, certo. E quindi è stato super straniante proprio perché in realtà io poi nel mio voglio mantenere dei toni molto esagerati, stilizzati, quelli che sono un classico, no, della narrazione di genere orrorifico o comunque inquietante. E quindi ho una storia inquietante, un mondo, c'è fuori. Adesso è diventato un mondo spaventoso, però in realtà non lo è, non so come dire. Sì, sì, Lo sì, sì, sai che sì, sì. lo è, ma non lo è. Quindi boh, è stato buffo. E poi vabbè, in questo periodo ho anche lavorato sempre al Dylan Dog, che però lì avevo già praticamente finito, quindi me la sono presa comoda per sistemare tutte delle robine, farle con calma, e poi anche lì un paio di commissioni volanti che sono saltate fuori. E poi vabbè, boh, mi hanno chiamato a fare tipo 10 live, cioè nel senso io non ho, cioè non mi si è mai cagato nessuno di pezza per 30 anni della mia vita, e il mondo ha riscoperto la socialità con sta roba della pandemia, quindi cioè, poi ovviamente figata, le facciamo, cioè ci mancherebbe altro, però è buffo perché poi tra l'altro è diventato un po' una sorta di giornata della marmotta in cui poi, ah, oggi c'hai l'intervista, Sì, ah, quali sono le tue influenze, a cosa stai lavorando, eh? E quindi questo discorso in un modo o nell'altro in realtà già l'ho fatto 2 o 3 volte, quindi cioè, è strano perché è una nuova quotidianità molto ciclica, molto ripetuta, boh, però non mi lamento, ecco, quello sicuramente. no, sicuramente noi del settore fumetto diciamo che abbiamo comunque saputo reinventarci bene, magari in questa quarantena, sfruttandola in questo modo, per non far smettere di parlare, insomma, delle nostre No, no, ma cose. infatti, anzi, ben venga, anche perché ho visto adesso che parrebbe che i primi mesi del 2020 siano stati un'ecatombe per il settore librario, quindi insomma, Esatto, sì, è uscita vedremo. oggi la notizia, sì. Esatto. Siamo a 2:20, se vi va possiamo fare altri 10 minuti per chiudere a 2:30 precisi, se non avete... Sì. Nessun problema. Nessun problema. E allora parliamo un pochino del vostro rapporto con la violenza nei fumetti. Come la vedete? Secondo voi è necessaria, soprattutto nei vostri fumetti, ma anche in generale? Come la vedete, Danilo? Allora, necessaria sicuramente no, perché ci sono fumetti bellissimi che non hanno una goccia di sangue. Però sicuramente per adesso, poi non so, sono agnostico, quindi non so cosa può succedere domani. Però sicuramente, ecco, il tema della violenza, e soprattutto della crudeltà più che della violenza, è la roba che mi intriga di più. Cioè io, proprio da lettore, non parlo da fumettista, da lettore. Se mi leggo un fumetto, ok, va tutto liscio, non succede nulla di terribilmente, mi piace, va bene. Però se c'è, è una cosa un po' infantile, però se c'è anche solo, non so, un personaggio che muore, che tu dici quel personaggio lì non muore, quel personaggio lì muore male, quella cosa lì mi piace, mi prende proprio nello stomaco. Quindi a me, per come la vivo io, la violenza è una cosa molto più di stomaco e di richiama qualcosa dentro che un po' ci abbiamo tutti, Sì. senza nemmeno farci troppi pipponi. C'è qualcosa che quando vediamo il film o la cosa dove c'è qualcosa di violento, di terribile. Almeno a me mi conquista.
È Quindi, anche catartico da un certo punto di vista. io penso che sia necessario a me come autore, perché è quello che mi sento di fare in questo momento, e come lettore mi interessa leggere quelle cose lì. Mi piace che quella cosa lì è uno degli argomenti che mi interessa di più. David? Ah, detto francamente, io non lo so, cioè forse fra i tre sono quello più violento, sicuramente. Però cioè, io dal canto mio la posso vedere in maniera abbastanza bipolare. Prescindendo comunque sono d'accordo con Danilo che non è che se ci sta un fumetto che non c'ha violenza mi fa cagare. Cioè, non è una cosa che è imprescindibile nel farmi piacere le cose. Però per mio gusto sadico mi piace veder soffrire le persone che disegno. E quindi insomma faccio quello che fai, li mutilo, li faccio morire male durante soffocazione autoerotica e via discorrendo. Quindi ciò sto piacere nel far morire personaggi. E questo è dal punto di vista dell'intrattenimento, perché comunque, come sappiamo, sesso e violenza vendono e sono intrattenimento, perché comunque dal punto di vista è bestiale ed è innato nell'umano ricercare questa roba qui. Non è innegabile. Appunto, come dicevi tu, Kirio, è la catarsi, l'essere umano ha bisogno di vedere queste cose qui, in qualche modo, anche se si cerca sempre di reprimere questo tipo di istintualità che abbiamo, anche se alla fine se tu vai a vedere la vecchietta che fa tutta la puritana, però poi si vuole informare su tutta la cronaca nera, più o meno è uguale la Certo. situazione. E poi scrive su YouTube, ah, questo lo farei morire male Esatto, perché... cioè, sempre è un ossimoro, cioè tu vuoi essere puro, però poi vuoi vedere comunque il sangue, però il sangue del carnefice, quindi è Esatto. sempre, gira sempre attorno alla stessa cosa. Quindi, appunto, davvero, sia da un lato intrattenitivo che da un lato, diciamo, antropologico, perché la violenza di fatto è interessante. Se uno va a vedere tutto quello che compone l'esistenza umana, si basa sulla violenza in qualche maniera. Cioè, sì, se tu parti dal principio, tipo, il parto è un evento violento. È un evento violento, pieno di sangue, merda e via discorrendo. Se vuoi andare avanti nella vita, la vita è comunque un processo violento, il doversi adattare. Anzi, se noi non vogliamo, se vogliamo togliere dalla vita umana, ma vedere la natura è violenza e basta. La Perché tu. natura è mostruosa. Esatto. Gli occhi E quindi dell'uomo. non c'è niente di più, tra virgolette, sincero che la violenza in qualche maniera. E se noi possiamo essere, diciamo, dal punto di vista degli esseri umani, così superiori da poter leggere quella che è l'esistenza e quello che è la natura, possiamo appunto riconoscere questo tipo di status della natura, però fatto artistico e quindi trasformato in poetica. E quindi penso che sia un po' questo. Ma Io anche dal non punto di so. vista della letteratura, cioè letteratura tra Certo. virgolette, se parliamo della Bibbia, se vogliamo prenderlo come punto di partenza, è abbastanza violento, insomma. Eh beh, sì, certo. Tommaso? So squarciatamente all'inizio. E A beh. parte che dopo le riflessioni dei miei due colleghi, non so cos'altro aggiungere perché hanno fatto proprio un fiocchetto perfetto. Però sì, cioè, detto molto banalmente, il fumetto è narrazione e appunto proprio da un punto di vista primordiale la violenza è una delle cose che più permeano la natura umana, e poi, vabbè, in realtà, secondo me, una cosa molto divertente è che, per quanto mi riguarda, nasce più quasi da un'esigenza grafica che da un'esigenza tematica, ovvero che è talmente più divertente raccontare dei gesti violenti, delle cose violente, che poi, nel mio caso, possono essere dei combattimenti, ok? Che poi quell'esigenza mi fa nascere degli spunti per poi andare a costruire delle storie. Anche perché, appunto, poi parlando proprio da meccanico, come diceva David, gli eventi violenti sono anche una delle cose che più possono portare avanti un'azione, una storia, un ragionamento, no? Fondamentalmente perché nessuno di noi tre è un pipparolo da
che c'ha voglia di raccontare delle sue paturnie legate all'oddio, non lo so. Cioè, a me l'autobiografismo. Non, cioè, io parto dal presupposto che la mia vita non sia interessante e di non avere niente da insegnare agli altri, ma nemmeno niente di interessante da raccontare su di me, cioè dell'autonarrarmi, ma non perché, non so come dire, non perché non mi considero come essere Sì, 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 umano, sì, sì. cioè ho una notevole quantità di amor proprio, ci mancherebbe, ma è proprio, è un tipo di roba che non voglio vendere agli altri, cioè io non so, ecco, io non sono il potenziale che posso sfruttare col mio vissuto, che è comunque limitato, io voglio sviluppare un mio potenziale che è immaginifico, ok? Che è ipotetico, no? Cioè io voglio vivere di quello che posso inventarmi, non di quello che sono, perché quello che sono poi è poca roba, cioè nel senso sono un ragazzo che vive in città, che fa le sue cose e ha le sue pippe mentali come tutti, però non, quella roba lì non mi riempie di soddisfazione, anche il mettermi lì a immaginare di doverlo raccontare, di doverlo creare, costruire, anche perché appunto il fumetto secondo me, come molte forme d'arte, è un gioco di prestigio. E secondo me, se devi fare un gioco di prestigio, cazzo, tirati fuori un elefante dalla narice, ok? Non stare lì a dire... guarda che carta è questa, cioè, non so, cioè, Chiaro, chiaro. se vuoi giocare, gioca sul serio. Poi è ovviamente sempre una questione di indole. E poi per ritornare sull'argomento principale, che era quello della violenza, cioè, io credo molto in una rappresentazione stilizzata della violenza. Cioè, io mi sono reso conto ultimamente che sono anche una persona molto impressionabile. Cioè, nel senso, sono uno di quelli che se gli passi il video su WhatsApp, non so, l'incidente stradale o la roba così, io quella roba non la apro perché mi fa molta impressione, però vado pazzo per le sequenze splatter dei fumetti o un certo tipo modo di affrontare certe robe, cioè, non so come dire, la filmografia di Refn, la filmografia di Cronenberg, eccetera. Ma proprio perché prendi qualcosa che tu sai che esiste anche su un piano del reale e lo porti su un piano del fittizio, no? Quindi non si parla più di ricerca di realismo, di veridicità, ma tu utilizzi dei simboli per parlare d'altro in realtà. E poi appunto è il discorso per cui tu poi puoi usare delle storie con dei tizi che si menano per raccontare tutt'altro. Cioè anche lì diventa una roba ciclica. Cioè tu non vuoi fare il libro noioso in cui spieghi le tue ansie da uomo di mezza età e allora puoi fare raccontare lo stesso identico concetto, però fare il cavernicolo che ha paura perché non riesce a trovare il mammut per la propria famiglia e fai, capito, che ne so, 30 pagine di caccia al mammut mute con gli squartamenti che ti devi picchiare con le tigre ai denti a sciabola, ipotizzo, non lo Certo. so, però è così, cioè è la stessa roba, anche perché poi quello che conta è far scattare sia l'empatia nel lettore, ma anche un interesse, cioè comunque stupire, intrattenere. E secondo me la violenza funziona alla grandissima da quel punto di vista. E poi, ripeto, parliamo sempre comunque di... cioè, chi va a leggere la tua roba lo sa che è una rappresentazione. E quella è una roba importantissima, perché è come il giochino che... Cioè, è ovvio che non ti butti dal burrone perché sai che è una roba finta, cioè tutto succo di pomodoro, come ti dicevano da piccolo, no? Quella roba lì. Però è bello proprio perché può essere sia vero che falso al tempo stesso. Quindi Chiaro, è boh, chiaro. una figata. Sì, completamente d'accordo. Allora io se vi va vorrei chiudere proprio con l'ultimissima cosa, anche due parole, se vi va di dirle.
al riguardo della nuova legge sulla lettura, che appunto saprete come funziona, credo, principalmente per quanto Sì, riguarda no. gli sconti che vengono abbassati al 5%. Cosa ne pensate? Danilo, cosa ne pensi? Ma boh, chiaramente è un danno, però per adesso non ci sto riflettendo più di tanto sopra, anche perché comunque almeno nel nostro caso specifico perché siamo riuniti qua tutti e tre, cioè che l'editore è la Hollow Press, con lui funziona in una maniera un po' diversa, quindi cioè, boh, Fuori da queste logiche. Esatto, per adesso non mi ha colpito direttamente. Cioè, da lettore sì, nel senso chiaro che mi ha colpito, però non posso dire più che merda. Cioè, è l'unico commento tecnico che posso fare sull'argomento. Davide. Ma che dire? Se io penso a un soggetto che magari prima, vedendo su Amazon il 15% di sconto sui volumi, si comprava anziché 3 volumi, 4, perché dal punto di vista del complessivo gli usciva un altro volume, io penso che questa cosa danneggi un sacco, ma danneggi un sacco più che altro la propensione alla ricerca di qualcosa di nuovo sul quale non sei sicuro di andare a fare un acquisto. Quindi vai più su quello che su in cui Sul sei sicuro. nella tua, esatto, sulla tua comfort zone, su quello che conosci, su quello che ti hanno consigliato, e magari un qualcosa che ti poteva stuzzicare, però dici, però mo non mi ci esce in questa spesa perché non mi rientra magari nei 50 euro che me l'ho ricaricato sulla carta. Non lo prendi. Quindi penso sia una stronzata, anche perché in realtà dal punto di vista proprio logico non capisco come questo dovrebbe aiutare l'editoria se siamo già un popolo che fondamentalmente non legge un cazzo. E Esatto. quindi se tu non lo inviti proprio imboccandogli dicendo guarda che non è che costa così tanto, quindi te lo facciamo al 25% di sconto, però ti prego compra i libri, io veramente non so che cazzo gli è bazzicato in testa. Eh sì, concordo. Spugna. Io invece sulla questione, allora, fermo restando che adesso siamo non so come dire, nel dopobomba, quindi il problema che lo sconto sia passato dal 10 al 5, cioè, non so come dire, è come dire mi hai tagliato un dito e poi ti ha investito una macchina, quindi voglio dire, probabilmente muori perché ti ha investito la macchina. Però allora io all'epoca, visto che uno che sta lì e deve leggere 12.000 articoli prima di farsi un'opinione sulla roba, quando hanno votato la roba e passato e tutto, ho detto ok, mi sembra una merda, però voglio sentire 10 pareri prima di farmi un'idea. E sinceramente sono un po' in mezzo, nel senso che ho letto pareri molto logici, sia per il contro che pareri decisamente logici anche per il pro. Che però a me se, ecco, a me sembra una soluzione che sulla carta sembra quasi fatta per dispetto, ok? Esatto. Cioè, non so come dire, sembra una cosa che sulla carta è figa perché poi tipo tutte le piccole librerie hanno esultato felicissime, no? E io dico, ma scusa, ma ti cambia così tanto? E poi ti vai a rendere conto che in realtà nella loro economia veramente la piccola libreria non lavora, cioè faceva più fatica a lavorare per tutta una serie di politiche, di grandi catene, eccetera, eccetera. Cioè, poi un'altra roba che ho letto spessissimo in giro era che i grandi editori facevano il prezzo di copertina già tenendo conto che avrebbero dovuto togliere un 15%, cioè, e quindi tu ti vai a leggere tutta sta roba e ti fai fondamentalmente un'idea che sia stata una legge che è stata fatta con in mente una precisa categoria da tutelare, che era la categoria dei piccoli librai. Quindi in realtà questa era è stata fatta come legge salva librerie, non salva cultura. E già qui si potrebbe dire che c'è un iniziale, cioè, perché appunto, ad esempio, passa la legge,
le prime persone di cui voglio sapere il parere sono gli editori, ok? Poi è vero che è il solito discorso, o uno però è anche vero che o uno pensa solo al suo e quindi dice no vabbè ma io sopravvivo, cazzi vostri, ok? Però è anche vero invece che tutta la filiera è importante. Guarda, è un po' lo stesso casino che è venuto fuori adesso con sta roba qua del virus, ovvero che le librerie hanno chiuso e gli editori sono stati costretti a interrompere le pubblicazioni, ma perché gliel'ha detto il distributore, perché il distributore per legge doveva... Cioè, quindi in realtà è praticamente è tutta una roba collegata, ok? E sembra quasi che come tu vai a mettere mano da qualche parte, ci sono comunque parti della filiera, parti della catena che ne risentono più di altre. Quindi, cioè, quindi in realtà è da un punto di vista, cioè, perché un'altra roba interessante che si diceva è che comunque in Italia c'è un sistema perverso di produzione, ovvero si producono troppi libri sapendo che andranno tutti al macero e che non venderanno un cazzo. Allora perché tu in prima battuta devi produrre tutta sta roba? Produci quello che vendi, no? Però in realtà, da un certo punto di vista, uno dice, vabbè, però così facendo vai a segare la biodiversità, diciamo, di un ecosistema, no? Perché dici, se uno vende soltanto quello che sa che vende di sicuro, allora c'ha in libreria solo i libri di barzellette e di cucina, e non cioè, non so come dire, e non hai il libro strano pubblicato da Mondadori, capito? Quindi in realtà cioè, la mia morale da favola è che è talmente un puttanaio che ho letto un tot di roba, mi ha iniziato a fumare il cervello, ho detto, sai che c'è, io di mestiere faccio l'autore, non faccio l'analista socioculturale, quindi in realtà è una cosa che da un certo punto di vista ha senso per me come discorso, ovvero di tutelare certe parti di un ecosistema, però secondo me è stato fatto in maniera... cioè, non so come dire, sembra una legge fatta per fare rispetto ad Amazon, che poi quelli contro ti dicono sì, però guarda che in realtà per legge in Francia e Germania è già così. Non puoi farlo. Però uno ti dice ok, però in Francia e Germania hanno un certo tipo di aiuti dello Stato, cioè sono tutti dei ragionamenti che è come dire tu vai a togliere un pezzettino e devi tappare subito dall'altra parte e, cioè, quindi è il solito discorso, nel senso che secondo me appunto, il discorso che facevo prima è che per me è difficile fare opinionismo perché mi rendo conto che appena inizio a parlare di qualcosa mi rendo conto che non ne so abbastanza per dare un parere stabile, ok? Perché posso cambiare idea mentre sto parlando di qualcosa. E quindi l'idea che mi sono fatto della roba è che nel mio specifico caso spenderò di meno, perché... Io sono uno di quelli che, visto che preferivo non dare troppi soldi ad Amazon, però io quando dovevo comprare un libro me lo compravo con la carta Feltrinelli i primi 30 giorni di uscita. Perché dicevo, c'ho comunque un 15%, ok, li do a una grande catena, però almeno non li do ad Amazon che c'ha tutto un sistema di un certo tipo, eccetera, eccetera. Però è anche vero che nel 2020 la piccola libreria deve anche imparare a tutelarsi, ovvero a saper fare bene il suo lavoro per l'anno in cui sei, e quindi fare gli eventi, spingere, esatto, roba di un certo tipo. Cioè, però il solito discorso, cioè il problema è che non puoi né dire vabbè liberi tutti e quindi fottiamocene e quindi legge del più forte spietata, ciao, chi si è visto perché non va bene, però non puoi neanche far campare o sperare di salvare dei settori con l'assistenzialismo e quindi dire tuteliamo te perché sei fico e bravo e tu invece mi fai schifo. È anche vero che sicuramente la cultura in Italia secondo me dovrebbe essere qualcosa di più tutelato, comunque con dei fondi specifici, eccetera eccetera. Però cioè, per me è una roba che, cioè, una buona legge sul libro dovrebbe essere un sacco di cazzo di soldi spesi per fare alfabetizzazione per i ragazzini nei licei. Quella è una legge che, cioè, oppure tipo una roba che ipotizzavo, tipo tu casa editrice sei che ne so, defiscalizzata per usare i volumi che devono andare al macero e vengono regalati in massa alle librerie, alle biblioteche, certo. Vengono,
vengono distribuiti gratis nei licei. Non lo so, ti inventi qualche cazzata che poi appunto perché lo devo fare io? Facciamolo fare a qualche tecnico di qualche ministero strapagato, non lo so. Però il punto è quello, cioè secondo me è stata una mossa goffa che purtroppo come risultato ha fatto incazzare molta più gente di quanta in realtà doveva tutelarne. Perché se tu mi dici i piccoli librai d'Italia sono super contenti, possono tirare un respiro di sollievo, ti dico ok, però l'oceano di ragazzini che si compra la roba su Amazon, cioè ok, Amazon cattivona, però voglio dire, se la gente compra da lì, chiediamoci perché, no? Nel senso, non... cioè, piuttosto dimmi, Amazon è costretta a pagare più tasse, capito? Cioè, però lì veramente vai a rompere i coglioni. E però ovviamente, no, vabbè, non fa niente, paga le tasse dove vuoi, fai come ti pare. No, ma noi volevo... cioè, cioè, se vuoi fare la guerra a qualcuno, la devi far sul serio, non è che... perché sennò sembra che la fai agli altri, quindi boh. Sì, sembra un dispetto, come dicevi, fondamentalmente. Sì, cioè, nel senso, sono molto giuste delle considerazioni di quel progetto, di quella legge, di quell'idea, però è stato fatto sicuramente... cioè, appunto, sembrava un primo passo di una roba molto più grossa, però il problema è che, appunto, se poi fai un passo e poi... poi, vabbè, c'è stato anche proprio... il momento storico che il pianeta ha deciso di fermarsi, quindi in realtà il problema non è il 5-15% di sconto, il problema è quante case editrici avremo aperte l'anno prossimo, perché se vendono milioni di libri in meno, il problema è che poi ad esempio per questi discorsi morbosi le case editrici campano perché hanno un flusso costante di entrate e una volta che fermi quello blocchi tutta la macchina e è come se si incancrenisse, quindi cioè non... meno male che pubblichiamo però Low Press che praticamente si autodistribuisce, c'ha un sistema chiaro, tutto matto suo. Però per il resto, cioè, vedremo, perché fra 6 mesi vedremo come sarà tutta la storia. Però, intanto c'è anche in chat Hunter 1983 che dice: noi abbiamo una piccola fumetteria e posso dire che la cosa ha fatto più danni che altro, quando poi solitamente quelli che più stanno difendendo questa legge sono le fumetterie rispetto ad altri, no, però evidentemente anche a qualcuno di loro non sta facendo del bene. Ma però, per dire, a me un'altra roba che ho scoperto poco tempo fa che non c'entra con la legge però mi fa stranissimo è che io non so per quale cazzo di motivo le fumetterie in Italia hanno uno statuto particolare, cioè sono un tipo di negozio particolare e non ci hanno reso, quindi di fatto non sono come le altre librerie. E però sta roba qui è assurda perché vendono libri, quindi è una stronzata. No, a parte che vendono libri, però poi voglio dire, qui, quindi vuol dire che tutti gli editori che campano sui volumi da fumetteria campano sul fatto che sanno che possono inondare sti negozi di roba e tanto non gli torna indietro. Cioè, capite, è tutto strano, capisco. Sì, infatti qualche editore ogni tanto offriva proprio come cosa in più il diritto di reso da alcune fumetterie. Esatto. Che sì. Però, cioè, nel senso, è come... infatti è il motivo per cui le fumetterie, secondo me, come, diciamo, presidio culturale di... cioè, comunque vendono roba che non si trova necessariamente da tutte le altre parti, sono mega interessanti, però anche io vorrei capire quanti fumettari, venditori di fumetti sono contenti di sta roba del... Non penso molti, sinceramente, perché cioè, se uno avesse il diritto di reso dice sai che c'è, non mi spavento a spingere anche roba più particolare perché certo, tanto male che vada la mando indietro, no? Sono coperto. Quindi, però invece, magari invece gli editori, le fumetterie si comprano i Janko Pop del cazzo con i pupazzetti, che vabbè a me non piacciono però, sì. però diventano negozi di gadgettistica che vendono quello che si comprano tutti e poi però non riesci a fare veramente ricerca, veramente, cioè standardizzi perché devi massificare e ogni volta che devi massificare è un problema. Chiaro. Però. Sì, è beh, ancora controversa come tutte le leggi italiane, comunque mi sa che solo tra qualche mese potremo vedere un po' come... Però... Sì, infatti è stato... cioè, non... io devo dire che non sono contrario a prescindere perché appunto mi sembrava parte di una roba più strana, però è anche vero che fatto così
con questi, cioè non so come dire, è al di là della mia comprensione sul breve periodo, ecco. Chiaro, chiaro. Cioè, è come dire la casa va a fuoco e però c'hai i rubinetti nuovi. Boh, ok, però forse il problema sta da un'altra parte, non lo so. Sì, poi è partita in piena pandemia, quindi proprio il periodo peggiore in assoluto. Però vedremo, insomma. Io direi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per queste 2 ore e 48. E grazie ovviamente ai miei ospiti Danilo, David e Tommaso, che spero di poter avere anche in qualche altra live futura, magari quando anche usciranno i loro nuovi progetti. Quindi grazie mille, grazie ragazzi, per essere venuti. Grazie mille ancora. Grazie. Grazie. E scusate per il pippone finale, tutti voi altri devastati, però... Ed era quello che non aveva idee, non aveva opinioni sulla legge. No, va benissimo così. Ma perché quando non hai un'idea chiara, poi parli molto di più per arrivare a dire non ne so un cazzo. No, invece sei stato esaustivo come tutti gli altri. E quindi ringrazio tutti gli spettatori. Noi ci vediamo a una prossima live. Domani sera siamo ospiti da Jack. E quindi ci vediamo domani sera. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao, grazie.